Ma dove mi sono cacciato? Davanti a me già c'è una mostruosità, un essere che ha scuoiato i suoi nemici, si è vestito delle loro bocche, dei loro occhi, è terribile, è spaventoso. Se non è questa la dimostrazione che l'ordine aureo deve tornare? Se non è questo il segnale più forte, cristallino, palese, che il mondo senza Marica abbia qualcosa che non va? Non so cos'altro vi serva, voci nella mia testa. Sapete, voglio raccontarvi una cosa. Un tempo non dovevo scontrarmi contro cose del genere. Un tempo non dovevo combattere affatto. Sblumbo non si faceva certo problemi a dare la sua birra ad amici e nemici. Gli affari sono affari, i miei affari contano più di ogni altra cosa. Ma la cosa più splendida, l'affare più grande, più redditizio, era quello di offrire dalle mie tasche una birra al mio amico e compagno Joel. Lui non pagava in danaro, lui pagava in racconti. Attraverso le sue incredibili parole vivevo lotte, colpi di spada e di scudo e gesta di una vita eroica che potevo assaporare senza farmi male. L'ordine aureo tornerà per me e per noi. Per ridarmi questa pace. 3, 2, 1, sigla Into the Void, a star chi road the light among the heart of. È piaciuto, piaciuto ciò, ciò che avete visto? Che Beh, è, è stato, stato supportato, supportato da NordVPN, NordVPN e Delgato. Si, si parte. parte. Ma buonasera a tutti, amici videospettatori! E soprattutto, con una posa incredibile che sbircio dal mio pip. Buonasera, bellissimo Joel e altrettanto Buona. bel maestro. Che bello, beh in effetti Joel ha fatto uno step forward Pav lo farà sicuramente Ma guarda Ho che bello Ma Guarda che bello che è Joel <ride> Guardatelo, è, come... è, è già Quello è il quadro del quarto Elden Lord C'è l'albero, c'è lui in posa, è perfetto È da mettere Meraviglio. tra Godfrey e Sbillibolg Perché non sappiamo chi sia <ride> Esatto, esatto Guarda che io, io spettavo stasera perché non mi aspettavo ovviamente, indipendentemente da quanto. allora, io sapevo, sapevo che saresti arrivato e certamente avresti raggiunto Villa Vulcano. Anche se, ti dirò, io in blind uh, ci sono arrivato come te, però solo in nome di quanto conosco i miei polli. Perché non credo sia una buona idea, lasciamelo dire che il teleport non funzioni se non muori ah. tu entri dentro la vergine di ferro N e, e, e infatti, fuori. infatti mi ha picchiato più volte esatto e io ti ho detto di insistere se, 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 se. perché io entrai dentro dissi vabbè ho capito che Paces avrà detto una cazzata ma che non funzioni nulla è strano però vabbè me ne sono andato stavo andando via e ho fatto mm. vuoi vedere che ci devo morire Esa eh, sì, esatto. però è una prima esatto. volta vero Ehm um, <coughs> No, non intendo in Elden Ring, perdonami Intendo so. nei giochi From La tua era corretta ah. Mm -hmm. ah. E, ah, è già successa questa cosa Io, io, sì. io sono già morto da qualche no. parte? no. Ah no, ok, quindi è qualcosa ah. ah, Bloodborne <ride> <Sì>. <ride> ah, Ho capito dopo <ride> Ok, però ti dirò um, In Bloodborne... Non c'è eh, ombra di dubbio, mettiamola così: non puoi avere il dubbio del qualcosa non. Devi morire. Cioè, capisci sì. che devi morire, ok? Sì, diciamo di sì, no, eh, non è esattamente così, ma è la risposta giusta. E, e quindi, comunque, mi aspettavo che saresti arrivato a Villa Vulcano. Che è di per sé una figata. Però, eh, non pensavo che saremmo arrivati. Dentro il legacy dungeon e quindi wow è stata una cosa incredibile anche perché ha anticipato un incontro altresì molto lontano molto, molto. e eh, ho preso molto. quanto 65k rune mi sì. pare sì. Sì. molte più di godric tra l'altro godric esatto. quante me ne date 20? Uh, penso intorno alle 30 massimo sì, Massimo Quindi mi ha dato il doppio di Godric Ma non è uh, Un semidio, un, un semidio no, Non solo Pur non mi ha dato una runa maggiore sì. 20, dicono. Okay. Okay, Non mi ha 20. dato Non mi ha dato una Luno. runa maggiore No no non era un demigod eh, Era capito. qualcuno che però Diciamo che ha cercato di elevarsi Utilizzando metodi Piuttosto rituali e oscuri Allora Dobbiamo parlare di lui, per forza. Esatto. esatto. Cioè, allora, dobbiamo... di Lui vai, io devo ascoltare la tua introduzione e anche in realtà un generale feedback su quello che abbiamo vissuto. Perché oggi abbiamo veramente una bella live sequel. E, scusate un attimo, qui c'è una Prego. rivoluzione. Ragazzi, la programmazione settimanale, mm. ogni settimana, viene pubblicata su YouTube Community su Facebook e eh, su Telegram Poi, sì. se Poi non la riuscite Instagram. a leggere non, non ci posso fare niente stasera c'è Elden Ring l'abbiamo deciso tipo una settimana fa non dovete guardare la programmazione qua su Twitch perché è una roba che si filla in automatico e, e eh, lo dico eh, dalla... Ha ragione, era Francesco, ragazzi, da... Mille la avanti Cristo. C'è molto sporca. Si filla in automatico, è una roba che viene fatta spesso e volentieri in automatico. La programmazione è scritta certosinamente ogni settimana, alle 14 di lunedì viene pubblicata. Eh, è scritto proprio grosso che Hollow Knight non è oggi, è giovedì, quindi... Provate a zoomare forte, guardate e c'è scritto Hollow Knight la sera alle 21.30. Ce la potete fare come ogni settimana su Facebook, su YouTube, su Telegram. Sono tre incredibili mezzi, uno più scoppiettante dell'altro. Telegram è blu e bello, Facebook è pieno di cinquantenni, ve lo sconsiglio. YouTube Community ci sta, ci trovate anche i video lunghi. Quindi è molto semplice, stasera c'era Elden Ring. Spero che si possa parlare anche di altro, oltre che al del fatto che solitamente c'è All Knight il mercoledì e invece, incredibilmente, stavolta c'è Elden Ring, come abbiamo scritto da lunedì, ma come in realtà, se si ricorda, maestro, abbiamo detto la settimana scorsa perché c'era da recuperare. No, no, night. certo, 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 no, ma è, ce ce è una fatto. sorta di, di sottile empatia eh, professionale umana, quella <ride> di percepire questa. Sorta di calda voce dal tono palesemente <ride> fittiziamente no, no. calmo. cioè... No, 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 mi no. ha fatto spessi, social, lei c'è queste questa <ride> Ok, sì. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, Ma, cioè, ragazzi. Incredibile, non... Faccio... Non sono impazzito, non sono impazzito. Incredibilmente, non mi sono scordato di Hollow Knight. Ma stasera c'è Elden Ring. No, no, non ho perso la testa per qualche ragione. Ci sono anche io, non è stato è un È assurdo anche... che anche Mike ha fatto lo stesso errore eh, che è venuto qua stasera, quindi. Introduzione: Allora, Vai. questa è la settimana della programmazione. Sono d'accordo con voi, ragazzi. In questa settimana non streamiamo, parliamo solo della programmazione. Allora, siamo stati a Villa Vulcano, e già qui. Sì. Posto strano, posto molto strano. Perché abbiamo trovato più o meno indizi sul perché Raikard possa essere descritto come un personaggio che ha compiuto delle atrocità, dei crimini indicibili eh, e schifosi. È un po' l'oldrich forse. È un po' l'oldrich di questo gioco. Sì, l'ho detto anche io in blind. Ecco. È palesemente quel tipo di richiamo quello è, che abbiamo. È quel tipo di personaggio lì. C'è quella tipologia di... Um, insomma, narrazione dietro quest'uomo. È un torturatore, è un bastardo. Lo hai definito bene tu dandomene una lettura intelligentissima dopo la cutscene dedicata al ponte. Noi abbiamo mm. visto appunto un ponte, eh, venire su grazie a una leva, un semplice ponte, una roba che dovrebbe banalmente permetterti di andare da un luogo all'altro e che invece è stata sadicamente trasformata in uno strumento di tortura. Praticamente questo ponte adesso viene abbassato e alzato non per trasportarti ma per immergere prigionieri nella lava. Sì, sì, esattamente. I prigionieri, li abbiamo visti. Devo togliere lo schermo di Mike, ragazzi? De no. Devo... No, ok, ok. Uh, magari me l'aveva detto Mike... E... No. E... Sei, sei al sicuro. Sei ok, al sono sicuro. al sicuro, d'accordo. Um, dicevo, um, magari è un caso, ma è difficile che il Miyaz faccia stronzate del genere. Dentro le gabbie c'erano dei semplici popolani dell'ordine aureo. Io ne ho visti un paio. C'hanno proprio sì, quel... Esatto. Quella tipica veste con la gognetta al collo Bravo. Eh, Bravo. e quindi sono questo si può cominciare a macchinare Allora, si può cominciare a macchinare da questo più l'altra cosa nel senso che noi vediamo qui um, il popolano ingabbiato il popolano immerso nella lava e qualche metro più avanti i sacri derma che usano sì. queste magie che non abbiamo ancora letto, ti ricordi? Ho fatto il boss non ho letto niente hai okay, ancora letto nulla, esatto ecco. Però, sai, un po' di 2 più 2 è possibile fare uh, un minimo di speculazio. Secondo me, Raikard ha tradito l'ordine aureo mm -hmm. e ha torturato i suoi popolani. Non sappiamo se prima della disegregazione, dopo, non sto a mettere... Sicuramente, se viene definito blasfemo, sei sulla strada giusta. Capito? La sua blasfemia sembra legata al voler torturare... Eh, membri eh, pacifici dell'Ordine Aureo al alleandosi poi peraltro con i Sacri Derma con coloro che avevano eh. sviluppato le eh, magie dei Cide, se non addirittura potremmo arrivare a dire Villa Vulcano è Aldiopoli, cioè il luogo nel quale si vengono okay. a ideare le magie le spell dei Cide, poi eh, portate uh. a compimento altrove quindi questo non lo posso sapere però ecco Villa Vulcan oh, una, una cosa interessante è che diciamo che iconografia sacriderma non l'hai vista. È apparso un sacriderma. Beh, però, però... Sì, mm -hmm. sì no, hai Vai. ragione, però il tizio sotto le scale che è un fan dei giganti era Sì, aveva era le stesse comunque... spelle. Esatto, esatto. Quindi chiaramente c'è un'influenza sacriderma. Non era lì per caso. Certamente no. Certo. E, e quindi, insomma, mi sembra di capire sempre di più che Elden Ring è decisamente uh, un gioco che ci vuole parlare di quanto gli esseri umani si contendano il mondo volendo portare sul suo trono la propria divinità. E quindi anche qui vediamo i giganti che nulla sembrano condividere con eh, l'albero madre e l'ordine aureo, anche perché sono esso antecedenti, che attraverso le magie dei Cide forse tentano di tornare eh, all'apice, al, alla punta della piramide dell'interregno. Cioè probabilmente da un certo punto di vista le magie dei Cide vengono sviluppate dai seguaci dei giganti che avevano allora perso la guerra. Perché noi sappiamo che sì. prima c'erano i giganti, prima dell'era dell'albero madre, ma poi questi giganti non li vediamo più. Eh, non sappiamo chi siano, sappiamo solo che c'è un ricettacolo gigantesco a un certo punto nella parte nord eh, dell'interregno. Che i fanatici dei giganti sono anche fanatici della fiamma, ma non quella della frenesia. Facciamo bene attenzione. Di una fiamma un pochino diversa, che ti permette comunque delle spell. Um, Seguaci della fiamma, mi pare sia il nome canonico loro. Seguaci della fiamma? Non ricordo se ho droppato dei set. Sì, coloro i okay. quali seguono la fiamma che per. Mm. I chierici dell'ordine aureo è una blasfemia talmente pericolosa da costringer loro a, un a spesso un volontario esilio. Cioè, e, e quindi insomma, morale della favola: uh, credo che Raikard sia l'uomo sotto al quale si sono cominciate a sviluppare o comunque si sono coccolate le persone che hanno. Uh, portato le, le, le spell dei cide, le magie dei cide a, a corrompere le pelli e le anime dei semidei. Quindi in qualche modo questa è una culla della disgregazione eh, di ciò che la precede, è una culla della rottura dell'Elden Ring, è una culla della, del complotto, del furto, chissà, della frazione della runa della morte. Eh, al solito è difficile capire. Uh. Certo. Cosa viene prima e cosa venga dopo. Siamo ancora estremamente early. <ride> ecco, ma vi devo dire sicuramente che questo luogo che è Villa Vulcano è un altro luogo inviso a. Uh, a Lendel. Di conseguenza siamo a due. Perché pure l'Iurnia non è che sia così eh, la compagna di nozze haix <ride> di ho fatto la battuta dell'ordine aureo non lo era in principio lo è stata per un periodo quando Radagon e Renala in teoria erano sposati e subito dopo hanno rifatto la Svizzera Reia Lucaria e non so credo che Renala non ci sia rimasta particolarmente bene uh... del fatto che Marica le abbia fregato l'uomo quindi probabilmente è tornata nemica nonostante ci sia stato almeno per un periodo un matrimonio, ve lo ricordate, lo abbiamo notato nelle catacombe nelle catacombe sì. che sono dell'ordine aureo. Abbiamo delle trappole magiche. Quindi, per un certo stato... la, la, la chiesa dei voti esiste in Bravo. nome, Unione. esatto. Quindi, una comunione è esistita, ma un po' come in Game of Thrones, a un certo punto. Eh, le i regni, gli imperi, le porzioni geografiche che cominciano a avere sul groppone, anzi sul groppo più che sul groppone, uh, l'ordine aureo si moltiplicano sempre di più. Raikard mi fa una particolare mi dà un particolare effetto sorpresa, mettiamola così. Sì. Perché è molto vicino Ländel. Cioè <ride> geograficamente molto no vicino Ländel. È strano no che è. proprio qui a due passi dall'Endel vengano sviluppate magie del genere. Lo è. E vengano molto... torturati i popolani dell'Oregon Aurea. tra l'altro, sì. Che poi perché, al solito, è, è, è rabbia, è vendetta, è... Eh, qual è la Pazia. sua storia? Villa Vulcano è un luogo che... Insomma, hai scoperto trovandotici dentro, ma. non sai niente. Non so nulla e non so nulla Anzi, della regione dai, che la contiene. Eh, mi... esatto. Bravo. Stavo dicendo esattamente la stessa frase. Sto dicendo, non hai neanche idea di cosa la circonda, di dove si trova davvero. E poi, in teoria, le ho viste più o meno tutte le regioni, perché sto pensando, Liurnia, premesso che Li... credo siano cinque, Liurnia, sì, certo. Sepolcride. Khalid Bolg di Villa Vulcano. Sì. Non so se si chiami Monte Gelmir tutta oppure no. Comunque, Villa Vulcano. E, e il posto in cui sta Lendel, Ne ho dimenticata esatto. qualcuna? No. Non mi sembra. Credo che siamo spot on. Però allora il Dracotumulo e Farumasula, a dove stanno? Sono una il zona. Dobbiamo essere a est. Quindi o è oltre Khalid o è a Khalid. E Farumasula è un mistero assoluto. Eh. Farumasula è un mistero perché diciamo che potresti mh, ricordarti che si trovava effettivamente in un'area lontanissima dalla mappa da cui potevi vedere dall'alto alcune torri di via. Eh, sì, sì, sì. Eh, però, però non so se Masula è un'altra Svizzera, ma proprio letterale in questo caso, magari una piccola eh. regione, che non è eh, appunto interna a nessuna macroarea. Potrebbe essere questo il, il segreto. Anche perché c'è Michela, oltre eh. Eh, il montacarichi di Rold Aha, che in teoria sì. è a nord di Morgoth è a nord ecco, di, di Leindel abbiamo la buona, la tenna che ti ha detto mm. che c'è un luogo di nome Castle Sol sì. dove si trova l'altra parte del di questo medaglione. medaglione che dovrebbe condurre a un luogo molto lontano eh. ma questo luogo molto lontano ha comunque quella parte di medaglione segreto nascosta a nord dell'albero romano. E poi se ci pensi ha senso con quello che stiamo dicendo, proprio perché i macro boss sono nelle macro aree, Michela che non è un macro boss sta da un'altra parte. cioè non ha una, una sezione è... dentro un'area... Un macro boss perché? Perché non ce ne ha parlato il nostro amico Sir Gideone Quindi diciamo che per ora il tuo rapporto con Gideon Hofnir è di che tipo the all knowing il quale comunque continua a studiare, probabilmente si. Sì, conosce il nome di Michela, però non ce ne ha mai parlato. Però esplicitamente è... Eh, è già una domanda da porsi, eh. mm -hmm. non ce ne ha mai parlato. Forse perché effettivamente non ha una grande runa da raccogliere, no, beh, questo non significa che non possa essere il boss finale. Eh. Fermi tutti. Fermate i lavori. No, Sto no, dicendo certo, che non certo. è uno dei possessori. Uh, di una esatto. runa maggiore. Esatto. Ma neanche Malenia. Eh no, esatto, esattamente. Malenia non viene minimamente citata, ah. però uh, non di meno mica la viene definito Empyreo, termine mai ripetuto successivamente. Un nome speciale che comunque garantisce un'importanza. Abbiamo detto la porzione di cielo più vicina a Dio, vero? Sì, indipendentemente dalla possessione o meno di una grande runa, pare. E se... Perfetto, abbiamo detto, perfetto. tra l'altro, no? faccio questa speculazione ma è puramente uh -huh. lessicale ok quindi non, certo. non andiamo troppo lontani però se Marika non è una dea e va bene mm -hmm. lo abbiamo detto più volte no in verità certo che è una dea viene chiamata dea però allora che cos'è però... il greater will eh, cos'è sì, la volontà esatto. superiore Marika viene assolutamente definita dea però la volontà superiore sembra essere superiore a qualunque cosa esatto. E quindi abbiamo cominciato a introdurre il concetto di avatar. Magari sì. Marika è un avatar eh, o similare. E allora Michela, l'Empireo, se è veramente ciò che rappresenta, se il nome dice il vero, magari è prossimo al vero dio. Michela mm -hmm. è vicino a una vera divinità, una divinità con Mi la D maiuscola, ed è Quelle il motivo per il quale l'albero è sacro. Sacro albero che albero madre non è. Peraltro aggiungo: l'albero madre è nato, non c'è sempre stato. Magari il sacro albero è più vecchio? Magari è un seme del sacro albero che porta l'albero madre a nascere? Mm -hmm. Cioè, possiamo cioè, no. farci un botto di pippe mentali. Esatto, però fino ad ora, uh, in realtà la discussione è stata molto più concreta e conscia delle informazioni conosciute. Quindi continua pure, nel senso, io. Stuzzi ogni tanto non tanto delle risposte o delle domande specifiche, quanto un'idea di consapevolezza di contesto perché è gigantesco. Sì, sì, sì. Ovviamente, per ora tu stai osservando uno dei colori del prisma da un piccolo, diciamo, monopolo. però intanto lo spettro si apre. no? Prima Volendo, poi... assolutamente, prima o poi il, la bigger eh. picture comincia a divenire chiara, esatto. il quadro di insieme. Dicevo, volendo brevemente descrivere i tre luoghi che abbiamo visitato finora, correggimi pure se pensi io dica inesattezze. No, guarda, io ti correggo sempre, ma solo se è un'oggettiva cosa che conosci diversamente. Fantastico. Sepolcride. Attualmente mm -hmm. vi risiede, vi risiedeva Godric, ok? Sì. Ma prima Sepolcride era in mano... A dei nobili fortemente legati all'ordine aureo. Quindi è sì, una alla, zona. Alla tempesta. Esatto, eh. a, questa, a questa idea di tempesta di Stormvale, però erano assolutamente aurei. Sì, sì. Esatto, erano assolutamente aurei. Infatti è catacombopoli, quindi super mega ultra fedeli al concetto di reincarnazione nella radice. Penso che Sepolcride sia stata conquistata quasi tutta durante l'epoca della caduta di Castle Morn dell'assedio di Lord Godfrey, che ancora non era un, un, un um, uh, Elden Lord. Quindi era semplicemente un condottiero, credo, o qualcosa del genere. D'accordo? Certo, certo, certo. Un campione magari come Radagon. Un <ride> campione, certo. bravo. Sì, sì, ci sta. Alla fine Miriel ha esposto uno, una sua preoccupazione... Ma è comunque un uomo di fede. Corretto. Godfrey probabilmente, in realtà, ha avuto lo stesso destino di Radagon, e lui non lo valuta. Eh, perché sai, è stato il primo Elden Lord. Eh, no? giustamente. E, però ecco, insomma. Um, Sepolcride è una zona geograficamente: uh, anzi, politicamente in pace con l'ordine aureo e probabilmente sua estensione. Dall'altra parte, Liurnia non lo è affatto. E anche anzi... piena di catacombe, quindi cioè, borde... sì, l'ho detto prima: esattamente piena proprio piena di catacombe. Le catacombe sono un altro grande simbolo sì. del riposare in pace sotto le radici dell'albero. Um... Liurnia non è in pace con l'ordine aureo, anzi, mandano anzi, Radagon a conquistare. Sono state due guerre. Cioè... Quello che c'è nel mezzo fra queste due guerre è il matrimonio Radagon-Rennala, credo, ok? È quello che chiude la seconda. È quello che... Ah, quello che chiude la seconda, io questo già lo so. Uh, sì, perché tu sai che la prima guerra di Liurnia è quando uh, l'ordine aureo ha attaccato Caria sì, certo. e ha preso tanti, tanti schiaffi. Indipendentemente ah. dal loro potere, Prese un sacco di schiaffi. Che okay, questo l'ero perso. Sì, alla seconda mandata arriva Radagon. Arri arriva Radagon, che uh, durante lo scontro della seconda guerra, a un certo punto si pente di quello che stanno e facendo. E si fa... Eh, no. <ride> perfetto, perfetto. perfetto. E, e stavo per dire si fa da pacere, però... Faceva <ride> troppo, era era troppo più ridere. Quindi, insomma, l'Iurnia non è sempre stata um, amica dell'ordine aureo. Villa Vulcano o qualunque cosa sia la regione che stiamo visitando, non sappiamo se storicamente sia stata in pace con l'Eindel, ma ora col cazzo. Dentro troviamo popolani dell'ordine aureo torturati e gente che conosce le spelle per uccidere i Semidei, cioè i figli, i primissimi figli uh, coccolati dello stesso ordine aureo e di Marica. Quindi. Sì. Ricordiamoci che Godwin era chiamato l'Aureo, come se fosse il primo degli Aurei. Vero, vero, vero. Quindi capisci bene che uh, per ora la conta dei luoghi ci mostra regioni geografiche in contrasto con l'Endel e l'Ordine Aureo. Però è anche vero che c'è la disgregazione. Quindi non sappiamo chi ora è nemico e un tempo era amico eh, dell'ordine Aureo e chi invece no. Però non me lo aspettavo. Francamente, io pensavo che per prossimità geografica, Villa, Vulcana, Villa Vulcano sarebbe stata uh, amica esatto, di Morbot e Lendel. Ma è, ma è comprensibile. È comprensibile. E invece. È una visione, in realtà, molto sorprendente. Tanto che persino nel teletrasporto della Vergine. Comunque non, non vedi davvero quel tipo di macabra oscurità che nasconde no, la villa. No. Vedi vergini di ferro distrutte, molta lava, ovviamente un livello di distruzione ragguardevole, ma non quello che c'è. Posso farti una meta battuta? Ma come no? Molte poche grazie. <ride> Quindi la grazia non è uh, così mm -hmm. visibile lì. Molte poche grazie, sì. La grazia ha abbandonato Villa Vulcano e il Monte Gelmir. Yeah. Quindi mi piace uh, anche pensare che a livello di gameplay siano inserite grazie meno frequenti, uh, poiché è un luogo particolarmente abbandonato dalla fede e, e dalla benevolenza di Dio. Però, ovviamente, magari sono io che ci voglio vedere uh, una narrazione in più ed è banalmente un Legacy Dungeon molto difficile. Quindi ha tante Ne eh... riparleremo tanti pericoli ecco tra una grazia e l'altra uh, non ho molto altro da dire se non ricordarvi che leggeremo ok uh, gli strumenti droppati dopo il sacriderma che sembrava avere tante facce addosso e poi e ce ne torniamo a gambe elevate a re allo d'accordo quindi Decidi infine di tornare. No, no, sicuramente. La... <ride> Decido di tornare muore. perché non si tratta neanche di un voler per forza fare le cose nell'ordine giusto, perché l'ordine giusto non esiste. Se il gioco me lo permette, io vado. Poi, certo, i boss sono cinque volte più difficili perché sono underleveled, però voglio dire, però... abbiamo fatto Ariandel, e se... si poteva <ride> fare questo. Però, mentre Ariandel mi dava l'impressione di essere, ed effettivamente lo era, un luogo autoconclusivo dal punto di vista narrativo, cioè ti dà quelle armi che ti permettono poi di comprendere meglio Sullivan, ma essere lì ti dà modo di godere di ogni singola informazione qui io ho il terrore di vedere cose che dovrebbero essere risposte a domande poste nell'open world di questa regione vulcanica e non comprenderle eh certo. e non capirle tu sei entrato direttamente nel cuore no? Eh sì, sono entrato a vedere il corpo Nella parte finale Beh, Basti pensare a quello che abbiamo fatto nella scorsa live Cosa mi hai detto? Eh, ti sei perso una chiesa Abbiamo trovato l'NPC di Reia Lucaria Quello sfigato, lo stregone Tops mi pare che si chiami Sì, che, sì che, che non conosce Bravo. nessuna spell Però mi ha raccontato tanto eh, Della Reia Lucaria politica e della sua storia E quindi Io entro dentro Reia Lucaria Con qualcosa che in teoria dovevo trovare subito E che non ho trovato per mia eh, incapacità Però ecco tu me l'hai fatta trovare e quindi bene entro nella scuola con un'informazione in più. Quante informazioni di questo tipo mi perdo se mi faccio adesso Villa Vulcano senza Bravo. visitare l'open world. Quindi non è ribadisco una questione di difficoltà, non è una questione di ah il 3 prima del 2 che fai. Io ero intimoritissimo ogni volta che c'è, dicevo ok, curioso un po', ma non troppo. Io ho curiosato Quello che potresti scegliere di fare. Sì. Ma te lo do come informazione. È il percorso intended della Vergine di Ferro. Perché non è... Cioè, tu... È non quello sei che volevo fare. Cosa. Ah, pensa. Voglio tornare... Uh, teletrasportandomi a Reia Lucaria. Dopo aver trovato il modo di tornare a quella grotta, punto. Cioè vivere l'esperienza Reia Lucaria secondo il Miyazaki. Ok? Che ne pensi? Stupendo. Let's do this. Accedo o no? Mm, fammi pensare. Dimmi se fare l'offlo oppure l'onlo, allora ti direi: ti direi uh, vista la lettura degli oggetti che farai, la risposta non è così banale. Ma a questo punto ti, ti mando una cosa. Come ti avevo detto anche nelle stories: ho una chicchetta e la metterò anche io. Così possiamo parlarne insieme, durerà. Sono due contenuti che durano circa. Non li vedo ancora, eh? Su Discord. No, lo so, lo okay. so, lo so. Adesso, adesso. adesso, adesso li... Devo mettere una screen capture quindi, corretto? Devi. O sono video proprio da scaricare? No, sono, no screen, screen capture è perfetta. Ok, è perfetta. screen capture è perfetta. Allora, mi, mi raccomando, mi raccomando. Adesso ti spiego anche cosa sono. Mi raccomando. Fai una finestra in incognito. Assolutamente. E evita giuro. che qualunque feed. Entri in quell'algoritmo maledetto perché è l'ultima cosa che fai. Va bene. Come allora... ti dicevo offline, non vedo cioè... l'ora di vedere il video. Omg, boss finale esatto. di Elden Ring è proprio lei, Malenia. Esatto, esatto. Esatto, esatto. It was Michela Ola Long, no? Secondo me è Malenia, esatto. ragazzi. No, non è vero, non è Malenia. È un'altra è un altro allora che cazzo è il boss finale no perché non voglio di nuovo cominciare una live pensando a questa cosa ma guarda che ogni 2-3 live faremo il toto boss il toto boss un po Malenia allora... un po' sì cioè allora Però, non è il boss allora finale ma è la sensazione senza che ti possa dare un lo è per no no è Giulio Bandai il motivo ok uh, <ride> per, me, per me Malenia è il semi boss finale ok è Kamek Prima di Bowser, <ride> okay. Oh, Boom! Ok, 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 d'accordo, d'accordo, siamo. Non cominciamo a citare anche Donkey Kong Country. Allora <ride> King K. Rool? Eh, allora, ti dico questo: una cosa che sai poco: eh, perché nonostante la Veteran di Dark Souls Trilogy, eh, non c'era bisogno di andare così tanto a fondo, ma mh, negli ultimi anni. C'è stato lo sviluppo di, una, di un lavoro che è dolorosissimo, debba fare il fan, debba fare la community, è veramente per me è una follia, ma che esiste con una certa concretezza: ossia, dai tempi di principalmente Dark Souls 3, quindi diciamo 2016, ma anche Bloodborne, quindi l'anno prima, From Software ha cominciato ad apprezzare particolarmente tanto l'uso di canzoni con delle liriche. Okay. in latinorum quindi latino un po' creativo un po' eh, ad alcuni cui ho parlato l'hanno chiamato un po' del cazzo no? ok ok cioè il latino che suona bene non sono parole a caso uh, però grammaticamente parlando non hanno senso tutte quante non frasi, hanno giusto? sempre il senso voluto ma okay. riescono a costruire decisamente ma che unicamente, ah, sì, sì, come dicono qui in chat un significato ora io apprezzo tanto lo studio concreto delle cose, ok? Quindi ti dirò, nessuna di queste la prenderò mai sul serio al 100%, perché si tratta, per quanto accurato il lavoro sia, di orecchio e traduzioni amatoriali. Per quanto competenti, non c'è una lirica ufficiale. Fun sono translated, ok. Solo fan ecco. translated in bordelli allucinanti Uh, in cui le parole un po' si smangiucchiano fra di loro. Allora io le devo dire questa oh. cosa, maestro, più che altro perché devo avvisare i ragazzi, ok? Ovviamente okay. aprendo questi video, a destra ci sono dei consigliati che io non sto guardando, non guardateli, va bene? Io tanto poi adesso metto full screen. Sì, no, metti full screen, però d'altronde, però onestamente se tu vai in un'incognita non loggato, sì. eh, non credo che... No, io non sono loggato, in però a destra comunque appaiono ah, okay. dei consigliati Ma con il logo di Elden tu, Ring e basta, ok? Tu vai, tu vai, proprio lontano. Metti okay. full screen e proteggiti. Anche solo il nome di un host potrebbe essere terribile. No, infatti. Ok. Vado? Ascolto uh, quindi, Godric? As quindi, allora, ti dico ultime due cose. Ok. Fin dai tempi però, specialmente di Dark Souls 3, quando le parole sono cominciate ad essere un po' più chiare, e diciamo che effettivamente Elden Ring è leggermente meno chiaro di Dark Souls 3 nei testi. Ah, ho fatto, ok. Uh, per esempio è inconfutabile che le parole non siano casuali, non sono casuali, perché non ti sto a dire adesso cosa dicono le canzoni di, eh, di Gundir, però sono roba cicciosa, ok? Ci sono effettive basi sulle quali sono state scelte quelle parole. Quindi ascoltiamo Godric. E posso farti ascoltiamo... una domanda sì. prima di ascoltarle, sì. perché sì. è inerente al tema colonne sonore e sai che amo chiederti queste cose durante Vai. le nostre dirette. Tua colonna sonora preferita di eh, tutti i souls, tutti e tre i souls. Io l'ho scritta adesso in chat per non influenzarti, addirittura sì, eh, intendo dire non l'intera colonna sonora, proprio la, la OST, cioè la, eh, la singola traccia. Oh, allora, allora. <ride> non, non, okay. Bloodborne non conta, ok? Dark Souls, 1, 2, 3 uh, sen uh, è difficile rispondere uh, diciamo che ti posso anche suggerire con un occhiolino che Bloodborne ha alcune delle top in assoluto questo ne sono convinto perché come ti dissi ne ascoltai una a caso senza sapere neanche fosse Bloodborne e okay. avevo il cazzo in gola però detto questo <ride> Cosa Dark Souls? Dammi la tua colonna sonora preferita. Dark Souls Trilogy o Dark Souls? Dark Souls Trilogy. Dark Souls Trilogy. Allora, uh, considera che le host che trovo più belle da sentire, più personali, sono tutte di Dark Souls 1, però la più bella in generale, quella che più mostra quel tipo di fuoco creativo e di build up diciamo musical narrativo all'interno di un'opera probabilmente guarda romanticamente le... quelle che amo di più sono quelle melodiche alla Priscilla Sith Sith no? però specialmente Priscilla e le Lady of Chaos um, le Daughter of Chaos sono meravigliose però hmm probabilmente Lost di Honest. Probabilmente. onest <ride> la mia è Twin Princess lo sapevo che era Twin Princess <ride> però, io sapevo che era Twin Princess però il fatto è che eh, è, è stupendamente originale perché è aliena rispetto al resto è ecco. incredibile è speciale sì e sì, secondo sì, me sì, sì. è aliena rispetto al resto ma anche non è molto no, certo, emotional certo, è, <ride> è meno epica sì. è meno solo epica in realtà perché è anche epica ma è anche molto emotional ed è eh, il, il mio momento preferito della Dark Souls Trilogy, uh, Twin Princes e, niente, lo volevo... <ride> No, no <ride> beh, io mi ricordo le tue, i tuoi best moment li ho Mecca. proprio sincronizzati nei ricordi sì, sì, ma sì, ti sì. dico quindi non prendere questi testi okay. né come wiki né però come le canzoni in cui ti mettono pasta food crab okay? <ride> cioè qui, qui c'è veramente quel testo semplicemente non è necessariamente la traduzione perfetta ma credimi dopo ormai sette anni praticamente in cui lo fanno queste fan base io non, app non apprezzo dire oh bro è questo no mm -hmm. però non è bullshit ok non è fanfina fempo è no, no, oh, di non c'è gente molto brava che ci lavora dietro e generalmente poi si raggiunge una sorta di quorum in cui dicono «Bro, cioè ragazzi, uh, va bene così. Eh, più di così non si può andare oltre?» Non lo sapremo mai perché ste testine, non capisco perché non vogliono premiarsi del lavoro fatto e condividere il testo di canzoni fatte che fanno parte di una storia e che raccontano parte di essa, boh, chiaramente non sono cose casuali che fanno solo rumore, perché non lo facciamo meglio di... Cioè, perché non lo fanno? Boh, facciamo il meglio possibile. Quindi vai con Godric e poi ti ho messo la seconda. Perché stanno uscendo in questo momento e stanno ridando contento. Ok. I ragazzi, quella... I ragazzi mi stanno dicendo una cosa in chat e te la dico ah. qui in diretta perché se no me ne scordo. Sì. Se un giorno avessi bisogno di fare una diretta nella quale cerchi di estrapolare solo la voce da queste canzoni per cercare di evincerne... Il testo alla perfezione con l'aiuto sì. dei professionisti ho già fatto robe del genere per altre cose. Per Pokémon, oh, te li posso oh. fornire in tempo zero? Ok, quindi Tantano. i ragazzi qua eh. mi stanno dicendo: oh, facciamolo, facciamolo anche su questa cosa. Io te li lascio e Sappia, ti ci fai una sappiano live. Che, sappiano che questi ragazzi lo farei stravolentieri, sarebbe stupendo prenderemo tutte le host di tutti i Souls. Ma sappiano che qui, come sentiranno ora con le loro orecchie, è un portello. Okay. 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 ok, perché okay. È veramente. Una festa di compleanno con i palloncini che esplodono E qualcuno che sussurra nell'orecchio All'altro tuo amico okay. Va bene, va bene, vado Vai, facciamo 3, 3 1. 2, 1 okay. Ah, ricordati, non c'è a video È in caption, attiva le caption Ah, ah, ah ok, sì, sono attivate, sottotitoli. Okay, perfetto, Perfetto, 3, 2, 1 Si gode Parla di lui. <ride> Sì, praticamente lui è un Lothric ma non depresso. È un sì. Lothric con spirito di rivalsa. Stupenda. Ma vedrai. <ride> <ride> Pensate quanto sia amara poi la fine. Nonostante questo bellissimo coro che racconta, appunto, la sua voglia di avere una rivincita sul mondo che lo ha messo alla luce così debole, è finito calpestato da uno schiavo. Sì, infatti. Questa è la fase 2. Sì. Immaginavo. Ha ha ha. Infatti lì è grande anche in statura dopo la trasformazione. Il che in realtà... Ci sta dicendo che tutti quanti i demigod sono giganti. Oh! Ci sta dicendo che tutti i demigod sono giganti. Quindi anche Godfrey probabilmente lo è. Un po' come in Dark Souls. Se sei forte diventi gigantesco. Sì. Infatti aveva roba anche dei Sacri Derm. Di chi parla? Cosa? 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 Malenia. Parla di Malenia, vero? Perché cugina? Perché cugina, scusami. Che vuol dire cugina, fra? Eh, ma perché. È la figlia della Godric... sorella di Glee. O del fratello Godric... di chi? Godric era. In fondo alla lista, no? Eh, però parla di cugina, quindi Malenia e Godric in qualche modo sono imparentati. Lontanamente è possibile. Ma, allora. Prima di sentire uh, quella di Godskin, ok? Vivi questo momento. Più con il, Usa come fatto prima, usa il cuore, la mente, consapevole del fatto che io adoro questo genere di contenuto. Ma se quelli di Dark Souls 3 hanno avuto uno scrutinio piuttosto tosto, queste per ora sono probabilmente in parte made of. Eh? Ok, ok, ok. Diciamo che la community per ora sta facendo... Si ha po voluto vedere... ragazzo ah, 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 ah. e ad altri. Eh, sono sempre convinti che ci sia dietro qualcosa di solido, però a volte è anche quello che vorresti sentire. Eh? Certo, certo. Beh, qui secondo me parla di Malenia, ragazzi, perché sappiamo che lui si è inginocchiato a lei quando era debole, ma ora è innestato. Eh sì. Vuole partire con la vendetta, cominciando proprio dall'entità alla quale si è dovuto inginocchiare, cioè Malenia che non sembra essere proprio normalissima in termini di forza, cioè è molto più di una semplice mortale, non so poi come definirla perché non credo sia una senza luce, però. No, eh no, certo, certo. Infatti eh, diciamo che la cosa buffa è che probabilmente prenderebbe schiaffi comunque. Eh, probabilmente sì, perché lei riesce a eh, Mettere in piedi una lotta paritaria con Radan e sappiamo che Radan in teoria è il più forte di tutti, quindi per proprietà transitiva Malenia è più forte di Godric, anche innestato perché Godric <ride> senza innesto è proprio una merda. Godric sì, con visto. innesto in teoria è vicininininino al potere di un demigod, ma ragazzi, mettiamola in termini di level up, noi a livello 20 lo prendiamo a cazzo in faccia. Radan, esatto, se adesso vado esatto. da Radan a piedi, Radan mi fa generale. Radan nel culo, quindi no, certo. certo. Ma poi considera che ehm, la cosa bella di distinguere Coop da Veteran è anche che non voglio limitarmi dal condividerti ciò che fai benissimo. Tu, non hai mai... tu, tu hai vissuto tutto fermo, pronto. Stavolta sei nel turmoil ok. Sei nel momento nel quale si fa, si scopre, si censura, Ma si guarda... corregge. Queste no? cose sono quelle cose che mi cerco da solo e se si tratta di Pokémon cose sulle quali faccio video quindi è preziosissimo per me ecco. vedere sì, sono questi prodotti software, ecco e, e alla fine. fine le dà della cagna proprio sì 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 sì, sì no, ma... esatto perché, perché, perché non è lì eh no, certo, perché certo, non è lì certo e, ok andiamo Abbiamo hai sbloccato qualcosa che non mi aspettavo quella dei godskin che ovviamente tu. sono a posto li vedo perché sono tanti ovviamente è, sì, è il nome solo. della canzone ah ok proprio il nome della canzone ok ragazzi non mi aspetto che sia l'unico eh? cioè i sacri derma sono tanti e eh, visto beh, sì, che questo sì, gioco sì, sì, ci sì. ha uh, mostrato la capacità di riproporre boss nel caso di una setta di, di eh, guerrieri magici, esatto, esatto, ha anche esatto. senso, cioè non ti dà quella sensazione di eh, che schifo. Se <ride> no, proprio vi devo fare la teoria di Sidonia, ce ne mettono qualcuno. Cioè, conoscendo mm -hmm. Dark Souls, sì, la prossima sì. volta ce ne so tre, ce ne so due. Insieme, esatto. Eh, no Cioè, hanno fatto adesso il sacri derma singolo, poi ti fanno il sacri derma doppio, poi il sacri derma triplo, perché è una setta. E quindi piano tu piano. quindi praticamente, stai desiderando che ci sia il trio spirito arboreo ulcerato, praticamente. Allora, no, perché quello è una merda e riempie tutta la stanza, però, nel caso di come era strutturata la fight su Aveva spazio per un amico o per degli amici. Uh, sì, sì, sì. Anzi, sì, sì. se posso essere sincero con voi, perché non ve l'ho detto in quanto stavo combattendo ed ero super impegnato, io mi aspettavo che in fase 2 la prima volta ne arrivasse un altro. Oh! Mica! <ride> Quando l'ho combattuto proprio la primissima volta e voi, uh, tutti, tu compreso, mi avete detto, eh, vabbè, tanto mo' perdi la saetta. E quel tizio certo. è sceso così velocemente a metà vita, ho detto vabbè, arriviamo al momento nel quale lui fasa e sì. arriva l'amico Sacriderma. Non è successo e allora a questo punto, siccome dubito fortemente che questo sia l'unico stronzo Sacriderma di tutto il gioco, per evitare di darti la stessa fight credo sia intelligente mettermene un paio, tre, magari sì, non capito. con lo stesso moveset perché sennò diventa certo. un casino. Però, ecco il concetto di i sacri derma ti attaccano e ti vogliono scuoiare, secondo me lo proporranno. Insomma, sì, me ne ero dimenticato di dirvelo, tra l'altro, ma eh, a posto. Ecco appunto, doro Quindi, di nuovo XD. 3, 2, 1. Vado. e questi sono gli ultimi 4 minuti: 3, 2, 1, si gode. Mm. E chi è papà? Ah, beh, grazie della teoria confermata, signore delle lyrics. Certo. <ride> È quello che vi ho detto in intro, eh. Forse speravano di vederla la grazia scoiandoli. <ride> e chissà chi è questo Eretical Lord, potrebbe essere Raikard. Potrebbe essere una divinità gigante. Questa è la più bella per ora che abbiamo sentito nel gioco. Questa è veramente la più bella host finora, sì. ci vuole molta fantasia eh, per sentire questa frase ah, ma oh let's go yeah. sono d'accordo Madonna Elden Ring è il gioco della gente incazzata. Bravo. Bravissimo. Qua tu non hai idea quanto... Sono veramente incazzati. Tutti. Sì, sì. Ti ho detto, tutti vogliono arrivare in cima. Eh. E questa è la fiamma nera. Eh. Eccole a... Sì, è lo scheletro di Game of Thrones alla fine, amici. Eh. C'è un trono, tutti lo vogliono. Per tanto tempo sono stati sotto Marika, sotto Godfrey, sotto l'Ordine Aureo, sotto Radagon e hanno covato in silenzio la rabbia, la voglia di ribaltare il tappeto. E alla fine la disgregazione è giunta, grazie al furto. Ed eccoli qua. Voglio pensare che il maestro non mi abbia dato queste due canzoni insieme a caso, perché se ci pensate il senso è lo stesso. Godric sogna di essere di più di quel che era, perché è nato con una malformazione. E questi pure sono senza grazia e vogliono averla. Smart kid. L'ordine aureo ha come dogma principale il farti pesare se sei o meno dentro la grazia. Ti ricordi le parole di Marika? Certo, infatti. È proprio a quelle esatto. che mi riferisco. Metti queste pagine nell'acido che ha ucciso il cartone animato di Roger Rabbit e la scarpina <ride> Va bene. e non aprirle mai più. Va bene. Bella comunque, questa è veramente bella. <ride> sì, no, è una host incredibile, incredibile. Fighissima, fighissima. Beh, maestro, grazie. Abbiamo fatto un'ora d'intro tra il mio raccontare Villa Vulcano e il suo farmi sentire un po' di canzoncine. Ma mamma mia! Uh, Stupendo. Sono gasatissimo, adesso un po' la odio perché dopo questa host e le lyrics, vere o false che siano, vorrei continuare Villa Vulcano, ma non lo farò. <ride> Guarda, è... è bello far fare questo tipo di esperienze. Nella run, veramente, e so cosa vuol dire voler continuare. Villa Vulcano, sei arrivato qui. Hai un oggetto viola davanti, che probabilmente non raccoglierai. Prima, ah no, non lo so, dipende da te. Col oh, cazzo, Cioè aspetta, oh, l'ho ammazzato, lo raccolgo, poi vado via. <ride> Ma è, te lo lascio qua. Aspetta, aspetta. Okay. Prima devo leggere. Leggino, leggino. Questi è bellissima, no, è veramente bellissima Ora ormai mi è tornata in testa. Ehm. Um... Avevamo droppato un'arma. Il suo... Avevamo droppato un'arma e un incantesimo. No, il suo stocco, se non sbaglio, vero? Che si chiamava Tessitore. Eh, sì, no, non era uno no, stocco, tessitore, tessitore, è una cosa ecco. molto figa. Okay, Guarda, categoria nuova. Vediamo un attimo: destrezza 17 e forza 14. Peraltro, non richiede neanche chissà quale uh, statistica incredibile. Spada perforante di spiccata eleganza e dalle tinte Celadon. Brandita dai nobili sacriderma. Gli aristocratici possiedono una padronanza della spada irraggiungibile dai membri dei ceti inferiori. E beh, certo, quindi erano invidiosi poiché ricchi ma senza grazia. Questo è il fatto. Qua a Villa Vulcano ci stavano quelli coi sordi, ma senza il favore di Dio, immagino. È eh, letteralmente l'arma le... che usava. No, 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 ok, ok, no, ma io stavo ragionando sì, su questo no, 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 certo, certo, certo. Sì, 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 sì l'avevo sì, riconosciuta, no. è impossibile non Aspetta. rendersi conto di quella lama gigantesca che mi ha infilato più volte addosso. <ride> Nonostante le dimensioni consente di sferrare sequenze di attacchi fulmine, impalamento e eh, vabbè, e questo lo sappiamo. Uh, ah, ragazzi, vi devo salutare. Perdonatemi eh, ciao, bacetti. Leggo solo un uh, messaggio divertente, ho pagato e non mi fanno vedere, ah, grazie. Esatto, è proprio quello che stavo dicendo, grazie. <ride> um, abbiamo detto una spell, vero? Sì. Ah no, e abbiamo anche, amico mio, il set del Gianni Morandi, che sta qua uh, all'entrata uh, e che moriva tutte le volte. Ho bloccato ah, sì, praticamente certo, tutto. Certo, giusto. Prima però la spell. Se trovo il menu delle spell, come il mio solito. Eccola. No, non è questa, mai nella vita. Uh, Dov'è? Non... È un incantesimo E non dovrebbe essere non una stregoneria. Ah, ah, ah. ok, scusami. No, tranquillo. Ci hanno fatto lo scherzo di cambiare i nomi ormai. non Allora, vediamo un po'. Dove sta. È questa no, no ehm... è, guarda, è questa, sono... è, questa bella... è questa. Nobile presenza. La cosa bella di Elden Ring è che ti fa le categorie Quindi la mette nella stessa categoria, oh, bravo! Di fare un Mi piace, mi piace è cioè la. Delle spelle un po' eretiche, un po' lontane eh, dal culto. Eh, sì. sì. Antico, o, an, o nei poteri antecedenti all'era dell'albero madre, chissà. Antico potere. Beh, sì, potrebbe essere visto il nome antico. Antico, eh, antico potere dei nobili sacriderma. Spinge in fuori la pancia con entusiasmo. la nobile presenza, quindi è proprio il pisello. Ok. Respingendo <ride> i nemici con un'onda d'urto. La carica cresce la potenza della magia, scagliando in aria i bersagli. Un tempo segno dell'ira divina, questo incantesimo è diventato un trofeo ah della nobiliare caccia agli dei. Quindi le magie dei cide in teoria nascono dall'ira di Dio. Un tempo segno dell'ira divina. Quindi quasi è un potere di un dio che può ammazzare gli altri dei, ma che viene e immagazzinato da un corpo umano, o magari da un corpo umano che veste pelle di Dio, però è un serpente che si mangia la coda, allora come hanno ammazzato il primo tizio, se non con una magia uh -huh. dei Cida. Sei d'accordo che un tempo segno dell'ira divina va a constatare uh, un legame tra, in teoria, la fiamma nera del deicidio e gli dei, prima che fosse eh. uno strumento dei Cida? Guarda. Se no, che ira divina, è. Ah, No, no. È un potere che veniva chiaramente da un dio. <ride> da qualcuno che veniva definito tale. Eh, sì, sì. Poi magari non è un dio dell'ordine aureo. Ma mi verrebbe da dire esattamente come gli incantesimi di chi sta dietro le bestie di Farumazula, Masula. Non credo provengano da Marica o dalle divinità che vengono definite tali dall'ordine aureo. cioè in verità. Le spell dell'ordine aureo sono qui, ok? Poi abbiamo il Crosolo. Poi abbiamo uh, la lancia della città eterna, quindi dei Draconidi, uh, dei soldati che hanno unito il ghiaccio al fulmine. Poi abbiamo la fiamma della rovina, mi pare che si chiami, che è quella no, rovina, della profezia, sì. che è quella dei giganti. Che Sen tra l'altro Corin ti vende fin da quando lo conosci, che ti fa capire che lui si è esiliato perché l'ha vista. Mm. Posso darti una lettura? Uh, Intermediatica, certo. Eh, sono le spell di Gatsu. Queste, queste in particolare, <ride> cioè sono l'incazzatura che ti permette sono di uccidere Dio. Eh, sì, Ci Un piace. Po ce lo vedo. Questa è la rabbia di chi non vuole più sottostare alle divinità, ma anzi le scuoia, le uccide, le rende proprio trofeo è proprio l'inizio dell'epopea di Guts ci piace peraltro ragazzi Berserk a quanto pare continua io sono ancora eh, no, fermo infatti, abbiamo non, so, questa... non so cosa ne pensate io ancora sono ben lontano dalla fine quindi non, non mi pronuncio però insomma guarda qualunque cosa accada non è una brutta notizia perché se effettivamente Miura come si dice aveva dato molte informazioni al suo assistente eh, non si, sa. Esatto. si dice così se è vero, se è vero ben venga Avremo qualcosa di prezioso. Se non è vero, sarà una merda per sempre. Avevo un soft finale purtroppo tragico per l'evento. Però, meglio che non avere la chance di avere qualcosa sì, di Sì, quello... Hai ragione, sono d'accordo, dai. Sì, sì, sono d'accordo con te. E quindi la spell è la nobile. Miglior amico, sense. miglior amico, non assistente, ok. okay miglior pardon. amico, ecco. Io avevo dai. letto miglior amico e assistenti, in verità. Però, sai. Vabbè, quasi si discute, Io non ho eh. letto ancora nessuna notizia. quindi... Ah, ecco. No, no, ma io. Mi limitavo a riportarla perché, figuriamoci, so il sesto volume da due mesi, non ho avuto tempo. <ride> certo, certo, andare. certo. Uh, allora, ci manca il set dei Gianfranchi. Partendo dalla head, o l'è è l'unica che manca? No, eccola qua. Cappuccio da monaco della nera fiamma, cappuccio di maglia metallica che riveste una fascia con fiamme decorative, tenuta caratteristica dei monaci della nera fiamma. I monaci della nera fiamma, ammaliati da un potere letale persino per gli dei, a posto, risolto il dubbio che avevamo, tradirono la causa dei, dei monaci normali della fiamma. Esatto. Eh, e abbandonarono il loro posto di guardiani. Quindi in teoria... Vorrei provare a fare una piccola speculazione, uh -huh. siccome questa spell non sembra parlare di fiamme, questa è un'onda d'urto. Sì, probabilmente la fiamma nera è una commistione delle due cose: cioè, sono fiamme unite alla rabbia, generando <ride> la fiamma nera e quindi ciò che ti permette di uccidere gli dèi. In realtà, il nero, qui il colore nero associato alla runa della morte uh, però potrebbe essere uno stretch quindi non voglio arrivare a dire che la fiamma nera è fiamma più runa della morte però comunque siccome i monaci abbandonano la loro causa per abbracciare il potere dei cida, allora forse la fiamma nera è l'unione delle due cose tradinano la causa e abbandonano i loro posti i guardiani non è mai facile resistere al fascino e proibito, ma non solo eh, aggiungo ed è forse la parte più umana e fascinosa al momento di Elden Ring non è mai facile resistere al fascino dell'essere in cima alla è eh. alimentare cioè, specialmente sei... quando parti dal basso bravo specialmente quando che vedi creature che vengono definite dei e tu devi stare zitto. che hanno gli occhi dorati e sono fighi sono fighi e vivono la vita bella all'Endel, nei raggi esatto. dorati, dei quali Godric Beh. aveva tanta nostalgia. Quindi, insomma, eh, lo ripeto ancora una volta perché l'avevo già detto, mi ricorda il mondo iniziale di Shim Megami Tensei 4. Nel mondo sì. di Shim Megami Tensei 4, all'inizio del gioco, ti viene detto che i contadini sono contadini perché l'ha deciso Dio, e se tu sei figlio di un contadino, contadino rimarrai, ma sei felice di questo? Cioè, la gente è felice di questo perché Dio ha scelto per loro l'agricoltura per sempre, uh -huh. quindi non puoi fare una scalata sociale di alcun tipo e qui è un po' la stessa cosa, vedi la grazia bene, non vedi la grazia, amen, non vedrai mai la eh, grazia, sì. però chi vede la grazia è figo chi non vede la grazia no, stacce e, e magari qualcuno non voleva starci, e quindi non appena si scoprono le, le spell dei cide, subito si vuole ribaltare l'ordine, nel vero senso del termine, esatto vediamo se gli altri pezzi del set ci dicono qualcos'altro, mi mancava solo la chest. Dove sono? Eccoli. Niente. Stessa cosa. I monaci della Nera Fiamma, ammaliati da un potere letale persino per gli dei, niente, stessa cosa. Allora, ci devo mettere in mezzo un po' di roleplay, play, ok? Ma devi. non so dove mi porterà. Un piacere, premesso Vai. che improvviso perché non avevo idea di questo. È normale che devi okay. fare in blind. Allora la fede in, in qualunque narrativa dei Cida non può essere presente in Pav, ok? Però cazzo se un'onda durto ur, bestiale non è una tipica spell per un personaggio selvaggio come Pav e Persino goffo. È una panzata, sta roba alla fine. È un movimento del corpo con onda d'urto annessa. Quindi è qualcosa che ben immagino su Pav. È qualcosa che credo Pav sappia fare bene. Sì, infatti infatti, sono molto contento perché eh. sì, onestamente sì. È un ruggito bestiale. È esatto. Un movimento del. È De Panza, del... scusa. È de eh. panza esattamente. Quindi. Non voglio dire che Pav sia affascinato dalla dal narrativa potere, bravissimo no, dal esatto, potere, esatto. non prova quello che hanno provato questi monaci, non vuole uccidere gli dei, al contrario li rispetta, no, lo interiorizza in modo diverso, esatto. Lui che guarda davvero Pav sarebbe contento anche di fare il lavacessi in un mondo con la grazia dove lui è l'unico a non vederla, purché tutti siano in pace, nessuno rischi di morire. Sì. Il mondo esatto. si è governato, le pecore sul campo belano e lui <ride> si fa la sua birretta e c'è il suo locale la gente è contenta, ok? Certo. Quindi figuriamoci se una roba come voglio uccidere gli dèi no, possa certo. essere capito un pensiero che eh, attraversi in qualche potrebbe, modo o forma e subentrare nel suo amico, quindi Cap eh. <ride> eh. <ride> Cosa? No, oh, niente, niente, io non ho sentito nulla, non posso sentire. E... Però... Saprebbe farlo, tant'è vero che noi accresceremo fede. Non è un caso, no? Noi sì. accresceremo fede per cercare di fare quante più uh, spell dell'ordine aureo possibili, ma facendolo anche nobile presenza. A un sì. certo punto uh, verrà sbloccata. Quindi Certamente chissà. sì Certamente sì Ah ma guarda eh, Permettimi di dirti che dopo la stupenda idea Veramente bella idea Di canonizzarci La unicità delle rune Sì Vedrai che dopo aver completato Ray or Lucaria Anche di roleplay ci sarà una gran chicca okay. Con la runa. ok Ecco questa runa Per esempio non saprei a chi darla eh. ah beh no eh, la runa che eh, troviamo beh. qui non mi ispira nulla anche se ovviamente non ho idea di quale sia però per ora posso solo dirti che è legata al decidio. forse io, più Joel che Pav però io ti dirò Pura. che ho, quando, quando discutemmo di quella idea e si annunciò questo concept io mutai il microfono e dissi quella di Villa Volcano va a Vaggio. ok 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 <ride> quindi spoiler Va bene, va bene. Ti trusto. Ce la faccio, ragazzi, io sto babblando come uno stronzo. Vediamolo. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Grande. È un Dai, abbiamo fatto questo discorso un fedino. Però dobbiamo cominciare a mettercele ste spell. Sì, sì, la cosa bella di Elden Ring è che gli slot di incantesimo non sono legati a una caratteristica. E come faccio? Non li ho mai usati. Uh... Devi sederti e armonizzare. Ok, semplicemente armonizzare, fantastico. Sì. Cominciamo a mettere qualcosina, dai. Allora, cura urgente. Restituisce PV all'esecutore e ai suoi alleati. Cura veleno. Abbiamo 5 slot di memoria. Beh, cura, mettiamo. Urgente cosa fa? Eh, è più veloce? Nel, eh, nel, nel cast, diciamo di no. Ah, ok, semplicemente più debole. Si, sì, Borderline sarà più veloce. no Non credo neanche qua. Boh. Non ho testato, ma Lama dell'ordine. Danni sacri, però al momento abbiamo la spada di spade. Rifiuto Onda d'urto, bello. Ok. Poi, eh, questa non si può. Fiamma purificami mai nella vita. Però che cosa fa? Accumulo. Eh, più... in realtà, eh. non è male. Io... Piano sì, politica sì, sì. è il jolly da Tenere. Ti dirò. Sì, sì, sì. Questa eh... questa la Vabbè, met... no, le piume per forza, e anche questa. Poi vediamo. Ok, eh, però mi serve un catalizzatore, giusto per no, catalizzare i miracoli o sigillo. Che sì, esatto. sì. e tu hai quello che casta... che scala su forza. Quindi <coughs> che è. Questo qua, quello sì, bestiale, figa. sì figata. Bravissimo. Vediamo se riesco a capire quanto cura prima di andare via. Ah, eh, ma infatti, non ho preso, però... preso l'oggetto. Intanto lo prendo. Ok, che palle andare via. Uh, amnio oh. di serpente? What the fuck? È un feto. È un feto. Sì. È un feto, indeed. Infatti, quello è il li liquido amniotico. Amnio di un grembo che diede alla luce un figlio non voluto. Oh mio Dio, Rykard è un mezzo serpente? Oh. Amnio proveniente dal ventre materno che ospitava una povera anima indesiderata. Beh, del resto li abbiamo già visti: dei mezzi uomini, mezzi serpenti. Frutto di un disgustoso rituale gestatorio. Sembra destinato a non seccarsi mai. ...restando eternamente umido. Uh, allora, allora... aspetta, aspetta, ci sono due opzioni. Uh, cerchiamo di leggere bene... Beh, tu sei comunque circondato... Bravo, è quello che volevo dire esattamente. Esatto, perfetto. Cioè, sono sacri qui questi serpenti. Il narratore ci racconta che questi serpenti vengono al mondo... Con un rituale disgustoso ok ma qui cazzo questi questi serpenti sono su un altare in mezzo a una grandissima chiesa uh, piena Anzi, di statue io... esatto io ti inviterei ad avvicinarti a quell'altare guarda il serpente alzato guarda non è una statua hai ragione il pietrificato hai fatto la muta sì. esatto quindi ecco allora le strade sono due ok A Raikard è boh un mezzo serpente uh, qui dà vita a una prole di mezzi serpenti B Raikard non è un mezzo serpente uh, ma è magari un Aldrich e quindi ha la sua com'è che si chiamava uh, a se, cosa ti riferisci la, la tipa che ingravidava una volta sì e l'altra pure uh, ah dici Rosaria Rosaria Veniva Roselia, ma è un Pokémon. Uh, ha la sua Rosaria, Raikard, e dal suo grembo fa nascere un sacco di serpenti. Alcuni dei quali uh, sono stati affrontati da Pav nella scorsa puntata. C. Nessuna delle due. Però qui nascono dei mezzi serpenti. Perché credo che quello che ho raccolto sia un cucciolo, o meglio, un feto di, di quegli esseri che ho affrontato, ma che possono diventare anche un po' più perfetti. E... Divenire robe del genere, eh o magari Rikard fa accoppiare i serpenti con le donne. Eh, infatti è tosta qua. Perché hai un sacco di opzioni dinanzi a un oggetto chiave. Che racconta comunque qualcosa di perverso. Andiamo a layer 1, ok? Il rituale è disgustoso. Ma qui è sacro, quindi potrebbe essere legato alle azioni ignobili di Rikard, mm -hmm. mm -hmm. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Cioè, Raikard potrebbe essere un, un essere disgustoso, perdonate il gioco di parole, poiché dà vita a un rituale disgustoso eh, che dà luce a una prole santificata in queste chiese. Capite? Cioè, questa è la chiesa del serpente. Sì. Sì, 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 sì. Questa è la chiesa del serpente. con tanto di nome. Com'è che si chiama? Eigley. Eigley. Questa è la chiesa del serpente. Peraltro aggiungo la muta mi ricorda un po' il concetto del sacri Ah, beh, certamente, che Anche sì. qui abbiamo pelle appesa. Sì. Che cambia, un po' come cambia la pelle di chi uccidendo gli dei si veste del loro manto guarda cosa hai trovato è un buon momento per tornare e effettivamente che Pavstin intimorisca, nonostante la forza che ha ottenuto ci sta un rituale disgustoso ventre materno. Tu te li aspetti te, te li sei aspettati qui cogliendo questo oggetto degli accoppiamenti priscillici? Allora io Serpente ho donna? questo oggetto in un percorso molto diverso. Oh, ah, ok. giusto. Avevo già le tue risposte, Cosa fosse, sì. Perché io non feci lo slip. Quindi arrivai in questo luogo Sapendone molto di più. In blind. E cioè, che non mi aspetto che sia un accoppiamento base fra due serpenti. Anche perché i serpenti fanno le uova. E poi parlando di madre... Eh, cioè, madre-materno, dai. Qui Ma se... c'è cioè, tipo un dio serpente che se, se la sexa con una donna o più donne, secondo me. Insomma, Miyazaki, quindi voglio dire I Miyazaki Sei... più Martin comunque si sa cioè, capito? Se... No, ma capisci Miazaki Miyazaki più Martin. Se c'è cioè un animale che si scopa un essere umano, non ci siamo, cioè, <ride> cioè tanto vale non farlo uscire. Capito, gioco, so... cioè, dai, ma che cazzo fai? E torno alla sala degli ospiti, o direttamente a Reio Lucario, o direttamente, eh, però, eh, devo tornare. Allora, poi, nella De... nel ventre, sì. nel ventre, sì, di Mario Draghi, allora... cioè, perché c'è il modo. Uh... Di, di fare backtracking all'inizio, però, piuttosto che farti smanettare di nuovo nel Legacy, eh, muoviti meglio un po' il reia, torna lì sotto e andiamo più fluido Chiesa del più. culo? Non male. Esatto, sì sì, no, stai andando bene Ah, ok, ok, eh ragazzi Devi devo... uscire, proseguire e Ah, giusto, la... giusto, giusto, giusto ah, esatto, esatto, esatto Ci sono i ragazzoni della via PAL qua Maledetti bastardi. Bella per me Ah, ho le... Vabbè, dai. Le cerule non... Non dispiacciono. Gioco meglio, almeno. Abuso meno delle cure. E mi godo... Anche più perri, dai. Oh shit, sci... oh shit, i cani. Che poi mi farebbero anche paura se non fosse che non ci sono più quelli di una volta, e quindi... <ride> esatto, esatto. Come può vedere, con una certa isezza, come dicono gli inglesi, parlano proprio di isezza. Uh, se solo sapessi orientarmi nella mia vita. Allora, devo, se non mi ricordo male, qui prendere lo scenzore e cadere di sotto. No, i cani di una volta Eh, niente. Oddio, oddio, un cane. Questo è pericoloso. Non è questo cane. Come potete vedere. È estremamente pericoloso. Ah, ce n'è un altro. Ah, ce ne sono altri due. Oddio. Oddio, tre. Shottati Eh, vabbè, ragazzi, succede. Non mi preoccupate Ah sai di cosa sono curioso? Eh. Eh, non ricordo con precisione il percorso che hai fatto. Fammi vedere che pietre speciali... Ah, quanto è più quell'arma? Più? Cinque, mi pare. E hai famiglia i tuoi materiali? Hai, non hai nessun 6? No. Purtroppo no. Ok. Ho un 7 okay. e un 6 normali. Quelle normali, e infatti. Ok, meglio, 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 meglio. Diciamo che. Um, Villa Vulcano è piena di 6. Meglio che non l'hai trovata. Sì, sì, così sì. è più balanced. Yes. Yes, indeed. Lì ancora non ci siamo andati, eh amici. Esatto. Però adesso si va a Villa Tucano. Mamma mia, ragazzi, defying gravity. Oh mio dio. Okay, buono. Ma quello... <ride> Ma quello è un altro posto in cui posso andare, quindi. Eh, Legacy Dungeon! Eh, eh c'è un tizio che fa proprio. Uh, quindi è volutamente per attirare. È messo lì per attirare l'attenzione del giocatore, secondo me. Ma una cosa alla volta. Lì c'è un oggetto che non ho preso, peraltro. Casco. Ok. Allora. No Maidens. Ah ma non posso se non salto bene arrivare lì è per quello che non l'ho preso Eh vabbè Devo morire dalla presa Sì Se sto fermo mi continua Non per sempre Ma se non fai nulla Dura il di la vino. IA dovrebbe ripetersi Ah Quindi ok dovrebbe... sì, lo ha fatto Ehi No stupida vergine Ecco, questo fu fuori contesto No, infatti, infatti, giusto. io già mi godo i TikTok Ah, stupida vergine Eh, vabbè È andato, è andato Il tuo sment to happen, esatto Ok, mi sono fatto malmenare Adesso grabbami No, che no. cosa fai? Sì, no, sì, no, no, sì, no, no, no. giusto No, no, non era giusto Prego No, ti no. pago Divoralo Effetto del pagamento, ti giuro Presto sai dove entra nella vergine! <ride> sì! Spero esatto. che la Vergine mi grabbi! Nel suo buco! Dai, ya, yeah, forza! Dai, Vergine, assorbimi dentro di te. <ride> Roll perfetti. Dai. Sì, sì. Però io e vorrei felice. che mi colpisse. Esatto. Vabbè, hai rotto il cazzo. Mettiti lo scudo, difenditi, valetalevi... No! Vabbè, c'ho no, 3k. Tre... Sì, no, no, ma torni facilmente, tra l'altro. Sai, una buona idea sarebbe... spogliarti e metterti il sigillo... di... Radagon. Ah, così prendo più danni. Esatto. Ma quindi Poca anche, difesa, no? anche masochista Radagon. Ah, sicuro. Grande, come il Miad. Si sì, ma infatti è un self insert. Allora... Sì esatto, è cioè, un po' come ti ricordi quando dicevano che in The Last of Us era il tipo che aiuta Abby a fare quella cosa? Sì, <ride> che si raccontava sì. essere self insert di in Drakman. Non dimenticherò mai: lui che è new spunta. low. È eh. new low. Ragazzi comunque è allucinante, non ci sono più le vergini di una volta, ti fanno solo le seghe ma non si aprono mai e quindi questo è un problema. No i cani! Proprio vuole che io vada a trovarlo. <ride> sì, sì, ragazzi. Abbiamo dato la frase per almeno 7-8 canali di ricaricamento. Eh. Ci siamo, siamo al vostro servizio content fatto esatto. forse too much forse e così l'Elden Lord non venne mai ci ho pensato troppo tardi ragazzi scusatevi un giorno ti insegnerò la quick exit per queste cose pensavo per un attimo di poter provare a saltare verso quell'oggetto che non ho ancora raccolto ma non è andata così Povero Sabaku, povera community di Sabaku. Passa dalla seconda run completista della loro. No, no, tranquillo. Alle vergini. Questo è perfetto. <ride> Questa è la complementarità finale. Ne sono sicuro. Ragazzi le SIP tornano, già che ci sono, il 20. Dovremmo riuscire a aprire i nuovi ordini. Ok? Quindi save the date. O giù di lì. Cani, cani, cani. Tanto vi rileggo poi, quindi fateci sapere, vi stanno piacendo le SIP? Ho visto tante belle storie. Bellissime, sì. Io le ho finite, maestro. Che dolore. Io le ho finite. Cioè, ora devo aspettare anche io il restock. Io ancora qualcuno, qualcuna l'ho tenuta per la prossima live. Bevute perché... tutte Ma poi ora che fa caldo, una dietro l'altra. Eh, ma esatto, esatto, esatto. Guarda lì l'Elden Ring dove sta, vedi? Se riesci a fare questo <ride> salto, lo prendi. Eh. Esatto. Ok, allora. Signora Vergine. Sono, sono venuto a fare il... No, il bargagno. Ok. E adesso sto fermo. Va bene? Poi Vergine c'ha un bambino, ma insomma. Vergine o no? Vabbè. E non perché... Ma perché non la prende? Io sto fermo, dai, ti sicuro la... che sto fermo. Lo vedo, lo vedo. Oh no. Aspetta che abbiamo no, paura. Not ah, ho un'idea. Sai so, di tutto. Esci e rientra. Resetta la IA. Ok, allora aspetta, prendo una botta però e poi esco e rientro. Sì, sì, eh? sì, sì, Dai, ok, ok. Destra. Ok, <ride> perfetto. <ride> Dovrebbe essere una vergine obbediente adesso. Maestro, lei vuole proprio che questa live... Quindi lei fa quick exit con le vergini. <ride> Un tempo Senso lo sip, chiamavano ragazzi. salto della quaglia, ma oggi quick Senso exit. Senza sip, ragazzi, mi state con. Oh, eccoti qua. Ah. Bene, villa vulcano. Eccoci qua, nella villa del vulcano, proprio lei. <susurra> No maidens <ride> No maidens Ok mi sta inseguendo Batman c'è uh. tutto, tutto in Justice 2 qui dietro <ride> Occhio fa male quelli eh Ma si sì, maestro ma come lei ben sa non ci sono più pipistrelle di una volta come vedi Cioè purtroppo è così Uh, canonicizziamo che a Sblumbo si fa quick exit eh? assolutamente il contraccettivo sto. di Sblumbo è il quick exit perfetto, okay. quick mamma mia è perfetto fantastico, è perfetto fantastico infatti a Sblumbo si nasce un botto <ride> purtroppo <ride> esatto Specialmente perché qui, quick exit con la lag è una merda. Eh, eh no, infatti non riesce a farlo in tempo. <ride> <ride> basta. basta. E noi facciamo basta. i video seri. Basta, cioè. basta, basta, Prego. Mettiamola su. Ah, aspetta, avevo tolto tutta la merda per fare una fight seria. Sì, sì, metti se, eh, ti sei smesso il sigillo, occhio. No, 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 non mi sono messo il sigillo okay. Manca la lanterna cazzo sta? Ecco Eh, ma qui c'è del Crash Bandico Eh, si sì, eh Cioè allora, là lì su Ma qui ci si fa? Si muore Mamma mia, ragazzi, Super Mario Castello di Bowser, eccolo qua uh. Beh, un pochino di observo. Ci sono degli strumenti Altre lumachine Chi c'è lì? Ah, è il binocolo. Vedi. Piano piano tutto torna. Dobbiamo metterci Torrent Il binocolo. Ah, ci mettiamo anche le zampe di gallina. Che non sa mai, I cucri. No, ce ne rimane uno, non conviene. Um, la campanina, me ne batto un po' le palle. Il binocolo: assolutamente sì. Oh, c'è un altro Albinauro. Che ci fa qua? Sparito anche lui da, da Re Locaria forse. Anche lui è stato catturato. Cosa cazzo è sta roba? Ma ragazzi, cos'è? Sì, ma non capisco. È, è lava solidificata? È un albinauro, perché ha il sangue bianco. Quindi anche gli albinauri venivano catturati qui. O oh no? Cos'è quella stance di attacco estremamente... Pericolosa, ok, N non è pericolosa. Oh mio dio, oh mio dio. Era, era pericolosa. <ride> ok, grazie a Fu. In teoria, da questo momento in poi, il gioco ti permette di, di andartene. però C'è un oggetto da prendere, lo prenderei. Ah, non è chiaramente quello che farai. Ah, cos'è? Cadavere. L'ennesimo. E ci sono anche queste candele rosse che riprendono quelle della chiesa che abbiamo già visto. Come si chiama la grazia? Bravo. Stanza sotterranea dell'Inquisizione. Beh, giusto, ci avevano parlato dell'Inquisizione. forse com'è che si chiamava? Uh, High Sparrow quello di Game of Thrones? Oh, uh, non ricordo, non ricordo, però mi, mi, mi suona eh. È Alto Passero forse in, in italiano. Sì. Um, magari questa era l'Inquisizione uh, dell'Ordine Aureo, ma poi si è rivoltata contro esso stesso. Non mi ricordo come si chiama, ma immagino che in chat te lo scriveranno. Alto passero, sì. Alto passero, ecco. Poi chiaramente cercare una somiglianza uno a uno con i personaggi di Game of Thrones è infruttifero. Ci mancherebbe altro. Però, però, comunque, carino. Oh, una pietra da forgiatura 4. Non proprio per, per ah, quello... Ah, giusto! Una cosa che volevo invitarti a fare. Sì, dimmi tutto. E questo è il luogo in sì. cui farlo. E osservare i resti piena di ferro, esatto. Dai un'occhiata. Appena mi libero. È l'unico momento in cui non cercheranno di ucciderti. Bravo, stai fermo così, non ti buttare. Io fa una foto. Sono vesti lacere in verità. O oh, oh, sort of ehi, ehi, ehi? Vieni vieni, vieni. Dai, dai. Niente. Sono bruciate, sono cadute nella lava. Zim, zum. Hanno questo bimbo fra le mani che avevo già visto mentre mi attaccavano. Hanno una la ruota specifica. dentata esatto. Qui dentro un sigillo. Del quale però non riconosco la forma No, no, è corretto Non riconosco. E la hanno una skin forse un po' Serpentina addosso È quello che volevo mm. che tu vedessi Quindi Sono forse... letteralmente abbracciate Da serpenti E le vergini di ferro Sono un po' strumento di inquisizione Se ci pensi è, 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 è. Quindi Effettivamente Visto che poi ti posso a questo punto Rivelare che Sarà, Il serpente c'ha la testa qui, l'ho vista, guarda Esatto che i tentacoli che ti afferrano sono serpentini eh. Possiamo decisamente affibbiare la loro costruzione A, a questo Villa posto Volcano. Sì poi. e poi data in mano, eh, date in mano queste armi anche all'Ordine Aureo Perché venivano fatte per l'Ordine Aureo Un tempo Villa Vulcano come tutto il resto del mondo dell'interregno Era sotto l'Ordine Aureo Però poi a un certo punto si devono essere rotti il cazzo secondo me E si devono essere alleati con eh, i Deicidi O essere divenuti i Deicidi L'A6, però non quella funerea, quindi... E qui abbiamo finito adesso, ragazzi. Bravo. Non mi sembra ci siano altre piattaforme pazze e sgravate. C'è solo da proseguire. Sì. Eh sì, comunque la lava qui è proprio gentile con noi. Sì, no, vabbè, è una sauna fondamentalmente. Non so perché tutto. abbiano fatto così... Cioè sì, lo so, per il level design di questo posto, però un po' strano. Ma non no, è no, stata una semplificazione gigantesca, diciamo, per magari impedire troppe problematiche di comprensione, tipo ti serve l'anello magico e poi... Eh, però sì, è, par è parecchio, parecchio paura, eh. my god, mi sono cacato. Pensavo apparisse un boss da un momento all'altro, sinceramente. Avrebbero potuto farlo in effetti. Che di boss! Maestro! Beh. Tre, due, uno. Ah! Mmm mm. Miyaz Però bella, bella L'altra arma delle vergini Esatto Tu qua fino ad ora ne hai incontrata soltanto una al maniero di ranne Sì devo stare attento si coprono bene esatto aia ok secondo me è assolutamente da attaccare l'altra in verità sto sbagliando il target perché questa carica quindi si allontana molto e quindi dovrebbe permettermi di focussarla senza rischiare più o meno, in realtà, perché mi è appena arrivata una sleppa gigantesca. Aia. Minchia, quelle Axel Low di. Il T-Gear. Ok, andiamo oltre. Perfetto, ha attaccato. Affanculo, mi ha preso un salto. Via, Cazzo! Eh, Sono pericolose. Eh? Sì, 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 mi voglio Come cura no? Perché cura no? Perché non hai mana. Ah, perché non ho mana. Ok, ceruleati tutto. No, no, mai... no, non so come si usano queste cure! <ride> mai usate in 3 Dark Souls. È vero, con... è come se... Devi attaccare con il R1, con... Right button. Giusto. Giusto. Poi in caso, essendo una boss duo, noi qua abbiamo sempre la punta che può brillare. Eh? Assolutamente, no. però facciamo prima qualche traiello. Ah, non avrei problemi. Vedrai, no, vedrai. ma anche secondo me è un boss relativamente semplice, però volevo sperimentare le, le cure. Di qua. Di qua. Di qua. Ma fanno schifo questi, questi boss qua? Cioè, questi nemici con la vita molto lunga. Ah, rispondo a un mio ragazzo in chat, anche dicendolo a te. Uno ragazzo chiede... Qualcuno mi sa dire perché i due boss si comportano in maniera diversa dal normale? Perché sono stati pacciati recentemente. Prima... Le boss fight in Elden Ring erano molto più caotiche perché avevano gli A separate, invece stavolta hanno corretto, recentemente, affinché non si comportino come due mob ma uno copra, l'altro si fermi, lasci il tempo di attaccare, insomma hanno semplificato e migliorato le boss fight di coppia, diciamo. Ok, l'ho chisato, ragazzi. Qua non riescono Beh. a fare del sinergio. Non è vero, cioè, in realtà sì, è ma no. Quando sono aperti Sono molto fragili Eh, eh sì No mi ha preso Non ho proprio visto la grab Vabbè non importa Ti spammidaste No infatti Andiamo un po' No non devo premere quadrato Per, per curarmi Vaffanculo uh, Credo sia la rapitrice Con la ruota Sì Ah perché sono entrambe rapitrici Perdonatemi La ruota è quella con la ruota ok ha la tra l'altro distrutta ah, vabbè ma ok alleniamoci con queste cure vediamo come funzionano rolliamo dentro rolliamo dentro fantastico ok quindi è come un attacco adesso faccio un R1 e mi curo yes ok però mi è appena scaduto adesso il buff colpiscimi per favore Fra Vai, vai, forte. No. Ah, che male, no. Come, come farò? Ok, vediamo un attimo. Devo stare fermo. E sì. fa cura overtime? No, è una botta sola. Ok, ok. Perfetto. Quella in emergenza ti permette di camminare leggermente, ma è... non compare. Ok. Oh. Sì, la figata d'oro è che ti fanno gli attacchi che sembrano schivarti, ma poi tornano indietro. Sì. Ricordati poi ovviamente che il totalismo non è potenziato. Certo. Oh. Candelabro dell'inquisitore. Leggiamo un po'. Va. Strumento con cui venivano segretamente a ah, torturati. I nobili a Villa Vulcano, sul monte Gelmir. Aspetta, sono confuso. Come i nobili? I nobili non sono Sacri Derma? Mm -hmm. Aspetta. Eh... Altri nobili? Sì. Cioè, non tutti i nobili sono Sacri Derma, ecco. ovviamente. Strumento con cui venivano segretamente torturati i nobili, quindi dell'Ordine Aureo, di, di Lendel. chissà. I nobili... Venivano torturati qui, segretamente, quindi non potevano, non dovevano essere torturati. Ma lui in gran segreto lo faceva. I numerosi spuntoni trafiggono le carni e ardono le ferite con il potere della fiamma. Il tanfo di sangue bruciato conduce le vittime alla disperazione. Uh, questo candelabro è frutto di una mente meticolosa. Raikard. Direi Raikard. Ok, ok. Quindi Oldridge non è un cannibale qui, ma un torturatore. Eh, eh. Grazie. Opie. Ti ricordi quando inizialmente ti raccontai come i Souls utilizzano a volte l'apertura a un ambiente o la fine di una boss fight per mostrarti il design del mondo? Me lo dicesti anche. Dopo la prima trappola, se ti ricordi, a Sepolcri, sì. quando ci hanno fatto vedere Kylie, si, sì, si, sì, sì. esatto. Aspetta, non, a vedere... non ho visto come esci si dalla gara... grotta. Mm -hmm. Vergini rapitrici, wow. Esci dalla grotta, già ok. Già. Quindi, sta per arrivare la risposta. Il luogo è Monte Gelmir. Guarda quanto sei dannatamente vicino all'albero madre. E lì è. Eh? Look at the sky. Esatto. Burns. Guarda che bomba. È vicinissimo. Anzi, prendi il binocolo. Eh, ti pare. Vedo dei... Strani sigilli. E oltre, quello è il drago. Quella è la Indel esatto? È così vicina. La e qui avvenivano Esa cose così macabre esatto. esattamente? Segretamente, però, ce l'ha detto il candelabro segretamente. Ci Segre sono dei, uh, li avevamo già visti. Mi pare una volta molto da distante. Sì, sì, sì. sì. Degli standardi, ma fantasma spettrale, sì. Sì. non riconosco a dire il vero i simboli tranne uno che sembrerebbe essere la base dell'Elden Ring, ma. Sì, esatto, esatto. Sono sempre stati spettrali? Quindi potrei buttarmi. Oh, tu qua puoi fare quello che vuoi. Questo è Elden Ring, cioè. Eh, capisci che gioco è? <ride> un secondo, un secondo. E' un'occhiatina, è una sbiberia. Giusto per capire. Tocco, tocco. C'è una tocco grazia, l'ho vista. La prendiamo. Mm? Mm. Si gode. C'è una cenere. La prendiamo. Ci accendiamo una sigaretta. Eh. C'è una freccia. Si gode. Ammazza. No, 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 no. Dove va? Ma è, ma è gigantesco. Lui. Infatti, ne è morto. Cenere di guerra, sbarramento. Guarda com'è com scoppietta. Miyazaki, oggi le abbiamo portato un regalo. Che cos'è? Ocarina of Time, guardi la terra dei Goron. <gasps> Potremmo per cazzo... Monte Gelmir. Gelmir, esatto. <ride> Solo che al posto di essere pucciose creature rotolanti esatto. sono torturatori pazzi, masochisti. Esatto. Fiume Ter... Come fiume. Non puoi dire questa parola in Elder Ring. Dov'è Notron? <ride> eh, questo non è sotterraneo. Eh, vabbè. Se lo seguo magari a un certo punto lo diventa. Eh, magari sì, la sorgente. Povera Rennala, ma guarda, Renala ci odia. Ah, è lui l'altopiano di Altus. Quindi Altus è la regione. Sì Liurnia, Altus, Kaelid, Sepolcride, Billy Bolg che è dove sta l'Eindel. Non eh. sappiamo come si chiami, vero? Uh, no. No, in realtà la l'Eindel la vedi col binocolo quindi probabilmente è sempre Altus <ride> Ah, secondo te sempre... Eh beh, beh in realtà non possiamo è possibile. saperlo perché non potrebbe essere saperlo. il Tutti confine andando, eh, Esatto, logici ma non geografici Questa che cos'è? Non è l'Endel? Decisamente l'Eindel E non è un po' è lontana per essere ancora Altus? Beh oddio, questa è urnia, Esatto eh, a questo non c'è risposta. Ma quindi è un cerchio st'interregno? È un cerchio col maelstrom in mezzo. Mm. Potrebbe non essere Altus, eh. Gideon ti disse. Che, che cosa? Morgoth si trovava all'altus plateau Ah, me lo ha detto già, non me lo ricordavo ragazzi Allora a posto Allora non è una supposizione ma A proposito di dire Questo è sicuramente non proprio un punto di forza di Elden Ring per carità Ma nella grazia a cui ti eri seduto Era apparso un Talk to Ti ringrazio per avermelo detto E errore mio non no, Non no, averci Elden fatto Ring caso No è, è che non lo cioè, ma O lo metti in cima O fai. ti prego Cioè Pietà. Lo guardo solo nelle chiese, hai capito? Lo so, lo so, lo so. Eh, tranquillo, è quasi sempre nelle chiese. O in aree generiche. Eh, parla con Melina, ragazzo. Ci devo stare più attento, scusate. Bella in mezzo agli altri. E la accord è scelto. It takes me back. I was born. At the foot of the earth tree, where mother gave me my purpose, though now everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Mi ha dato un attimo. delle Ranni vibes visto l'occhio mm, vero? Eh no lei ha bruciato il corpo Ranni o comunque lo ha nascosto però è anche vero che Ranni cosa c'entra con i piedi dell'albero madre niente mm, in effetti sembrerebbe zero assoluto lei, lei ha però una zampa di drago addosso e eh, sembrerebbe vero non, non è chiaro almeno non per ora però ti posso dire questo un dettaglio che non può non lasciar perplessi. Melina ti dona Torrent. Eh, che è un... L Anni conosce Torrent. Certo. Anzi, conosceva anche il suo ex proprietario. Chiunque gli sia. Vero, sera. vero, vero, vero. Hai ragione, hai ragione. Qui c'è Melina che dice: Ah, bro, hai quasi finito il gioco. Sì, 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 sì. No, no, aspetta, aspetta, sono caduto nella trappola di faccia. Eh, ma... Non è vero. Ah, non ti sarebbe più livellare? Addio! <ride> no. no! Te lo immagini, sarebbe incredibile. <ride> Vediamo se da altri prompt. no, Però è strano, il simbolo dell'occhio è proprio di Ranni della gemella diciamo che vediamo spettrale collegata a lei e no, no 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 in che senso no non è lo stesso, non è lo stesso simbolo no, no 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 il simbolo di sicuro intendo l'occhio chiuso ah, sì. cioè eh, sì, si è sì. ah, chiuso. Sì. Sì, no, 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 sì. il simbolo come intendo dire eh. l'immagine dell'occhio chiuso no 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 il simbolo sicuramente no è unico quello di Melly, non l'abbiamo visto da nessun'altra parte credo. è un, assolutamente unico assolutamente unico perdonami era fraintendibile quello che ho detto ma ah, non si sa mai, ma comunque se il simbolo è weird fuck cioè diciamo what? eh sì ma... altopiano di altussi l'occhio della belva trema oh rovine di Windham. lì c'è un marinaio qua dentro e vabbè ammazziamolo e torniamo indietro dai non ci credo cosa? eh mettere la mia blinder. <ride> Ho fatto la stessa cosa. Ho <ride> spug spugato qua e ho fatto... L'occhio oh, davvero uh -huh. la trema. Eh, va, eh, va bene, facciamo solo il marinaio. <ride> ho fatto un po di... però, però comunque qua mi, mi ero promesso di fermarmi. Ecco, ecco. Vabbè, ci sta, ci sta. Ma penso che secondo me molti abbiano fatto questa scelta. Cioè, vedi qui... Vuoi sbirciare più che altro perché un po' quelle... Quelle inform quelle immagini... Che poi ti permettono di magari speculare su altro quando tornerai a Liurnia esatto, o arrivai esatto. nella prossima regione. Che a questo punto. Potrebbe essere questa. Quante rune danno? E poi torni indietro, beh, 324. Io non credo che Kylie sia la prossima, perché. Oddio, è anche vero che ci sono stati tanto tempo fa e tanto tempo fa mi sembravano grossi. Esatto, questo lo scopriremo. Io non ti dico nulla. Ma, ma in generale, ti... Radan così forte è il terzo boss? No, ma guarda. Allora, 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 una cosa: uh, te la ricordo, abbiamo in interrotto, letteralmente interrotto la quest di Ranni. Ti ricordi qual è stato l'ultimo step che andare ti dal chiesto? vaso, mi pare. Ti ha chiesto uh, non di andare dal vaso. Il vaso era quest per Castle Soul. Diciamo: a okay. meno che non parli di là. Um, io uh, ti ricordo che l'ultimo step che ti è stato richiesto è stato raggiungere Blythe a Nocron. O meglio, nel tentativo di trovare Nocron. Vero, e vero. città eterna. Lui ti disse: Ui, ci troviamo uh, al pozzo dei boschi tetri. Vero, me ne ero dimenticato. No, lo so, ma sono qua per questo. Ed è infatti lì che magari troveremo altre informazioni. Oh mio dio, stai combattendo contro qualcosa di grosso. Ma che ca... Eren! <ride> diciamo che il um, marinaio tibiale qui è un po' più incazzoso. Eh, non me lo aspettavo per niente. Porca troia, questo è tosto sto Gauntlet, eh. Ok, loro li ignoriamo. Lui magari no. Ah, oh, perfetto. Ammazzi i tuoi amici? E questo è top direi. Do dove puoi essere colpito? Non lo capisco. Preghiera a Gesù! Ma è targhettabile? No. Quindi c'è qualcosa che mi sfugge? No, che cazzo faccio col... Sì, c'è qualcosa che ti sfugge. No, per forza, perché non è targhettabile lui. C'era qualcuno che lo casta, come ogni singolo... Forse lui target. non è il marinaio. Eh lui no. è... Gli skill derivocati sono molto più eh, forti. Eh, per quello devo mh, cercare chi lo casta. Lo dicevo giusto appunto per questo motivo. Dove sei, bastardo con la barca? <ride> oh, no, es... Eccolo lo stronzo. No, non ti permettere di fare cose. Aia. Eh, picchia, eh. Sì. No, 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 no. Non posso morire per colpa della balestra di Franco. Mi spiace, ma no. Sta facendo. Ok, non lo sta più facendo. Bene, dai, buoni dannetti. No! Sono tolto l'altra cura! Il balsamo portentoso. Eccolo qui, Oh no, tibiamen! Oddio. Oh ok, ok. Abbiamo controllo? Abbiamo controllo. Dai. Via! Oh. Avevo la barriera, avevo la barriera. Dov'è, dov'è? Dov'è Erbarca? Mmm, se trovo il giglio di Trina qui forse allora il sonno non è una ottima idea. Dai, dai. Intrarollino. Ah, però lui mi sa che suona quando evoca... No, no, non so... Eh, quando... come quando, quando, quando... Il suono è comunque un avviso. Ok. No, è un attacco di troppo, ragazzi. Però vabbè, non importa. Buono. Di nuovo. Ceruleamente beviamo. Preghierina a Gesù. E si gole. E poi, e poi. Proiezione bestiale. Non ho fatto un cazzo. Proiezione bestiale. Non fa un cazzo Che è più zero Porca puttana <suss> Ok Madonna che male che ti faccio fra. Non importa, non importa Full charged No, no, worth it ragazzi Abbiamo fatto doppio chargione Sì, 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 ma va bene Chargello pazzo R1 sgravato Yeah. Yeah. Evocazioni di tibia e radice mortale: non è una cenere di guerra? No, è una spell. Yes, può da fuculo. Cosa è il fuculo? Il nido del fuculo, ragazzi. Dov'è? è un incantesimo, è una stregoneria, stregoneta. certo tregoneria dei servitori della morte ma certo, evoca coloro che si sono smarriti nella morte tre scheletri appaiono a breve distanza dall'esecutore e attaccano i nemici prima di scomparire da lungi i defunti vanno errando manchevoli di una guida questa totalmente non in character per Pav No, magari Joel non... potrebbe farsi un giretto in mezzo ai morti mm. ma qui ci dovrebbe essere anche un secretino maestro bravo ormai hai imparato Dai. tesorello e si torna a reia lucaria vi vorrei far notare che anche in questa live sono due ore trascorse e reia lucaria neanche se è vista col cannocchiale neanche se vista esatto siamo ai piedi dell'albero madre però va bene così va bene così reia lucaria la facciamo per ultima ragazzi Ultimo legacy. Fiori di Altus da leggere assolutamente. No segreti. Guarda anche qui le radici come sono corrotte. Guarda un po'. Mm -hmm. Bravo, sì. E poi... Quindi hai anche delle radici mortali da consegnare. Assolutamente, ne ho almeno due. Credo. Abbiamo... Sono negli oggetti chiave? E... Tre. tre. Possiamo Tanto fare gli upgradi. Che bella la musichetta di Altus bellissima, Altus eh, è tanta roba, tanta roba. Eccolo! Oh mio Dio, Demon Souls! È arrivato... Il 4-1 è arrivato, ragazzi! Signor 4-1! <ride> wow, che memoria, bravo! Eh sì sì! Not è bad. È quello... ma, no, ma ragazzi, Demon Souls sì, l'ho consumato, eh. uh, oh, Lui è il tizio dietro il falcione della luna crescente che serve per fare... La build del mago guerriero, sgravatissima. Oh. E fa il 4-1. Certo che. C'è un uh -huh. momento del gameplay nel quale hai sempre ste chiavi di pietra. Eh? Sì. Cioè, quasi sì, mai. Guarda. Mi sono trovato senza. Se Riparteremo ne riparleremo. Oh. Questa <ride> risata non capisco di... se è buona o cattiva. No, non faccio neanche finta di non ridere. Non ce la faccio a non ridere. Come giochiamo noi ne riparleremo. Ok. Cosa? Ah, non mi rompete il cazzo. Oh mio dio. Un po' il cazzo Dai un po' me lo potete rompere mi vi preoccupate Lui vuole fare il primo livello Di McCray 3 eh Ok Godimento E adesso c'è una trappola raga no, Ok Talismano del drago perlacio più uno, ce l'abbiamo già quello normale. Sono abbastanza sicuro di questo. Dovremmo già avere sì, il Perlaccio. Hai più uno, ha proprio un drago in più. Guarda. Well. Maestro. Scusa Stavo, è successa una cosa, non ti preoccupare. È ha finito fatto... il gioco. Tutto ok, tutto ok. Ti preoccupare Ho no, cercato di fare Una stronzata E stavo per Diventare Alden Lord in anticipo allora. Che figata Bellissimo oh. Grande god. E Beh ci siamo Possiamo tornare mm -hmm. Perché Boss fatto Abbiamo trovato anche in teoria Il segreto di queste rovine Non penso Cazzo Non penso proprio che Falce sepolcrale Oh my god che culo! Anch'io ce l'ho avuto in blind. C'è gente che farma per 40 ore per questa cosa. Per la falce? Sì. Perché è forte come arma o perché ha della lore grossa? la prima. Ah, ok. <ride> Ora la leggiamo, eh. Ho 33k rune, what the fuck? Eh beh, eh eh. Torniamo a Reglia Locale, ragazzi. Facciamo questa quest azione a fin di bene per i ragazzi che ci seguono, dando loro una live che possa avere un inizio e una fine coerenti, <ride> esatto. <ride> esatto. Allora, 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 falce sepolcrale. Gran falce la cui ampia lama è, aff è... è affissa a un bastone ritorto. È, brandi è brandita dagli anziani custodi dei cimiteri dimenticati dell'interregno. Si dice che un tempo quest'arma servisse da talismano contro gli spiriti maligni. Eh, però poi questi signori sono diventati gli spiriti maligni. <ride> cioè, loro sono anziani custodi, ma ora che la runa della morte è a puttane. Eh no, però aspetta, livello, oh, che so scemo. La è sì. Ricordati che... Il valore di usare l'arma a una mano non è basso, eh? No, 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 ma infatti ora si va verso il quarantello, ok? Poi dopo... Fede, dopo però, sì. no, 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 si fa il quarantello... E poi fede. Okay. A tutto spiano. Non ho altro, vero? Di rune, del chezzo... Sì, ma non ci arrivo a 20k. Allora, adesso prenderei lo scenzore, ma... Seguendo il lamento di Giulio Baldaccini, che abbiamo sempre ignorato. Perfetto. Sono contento di trovarla d'accordo, maestro Joel. Ma mm -hmm. ah, Joel, questo luogo lo sei taccia, che miseria in maniera morbosa. Giustamente. butto. Oddio, butto oh, butto, eh. È uno di quei butti un po' borderline. Ma sei stato là davanti? No, mai. Abbiamo solo okay. visto quel rift dimensionale pazzo strano. Peraltro okay, c'è okay. un'altra zona ancora lì. Eh, ok, ok, è molto da guardare, sì, sì, sì. Aspetta, 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 ho sbagliato tutto. Oddio. Emo? non succede niente, non succede niente, sei solo morto Eh sì, ma le che sono? È una domanda a cui non voglio sapere risposta è quello, che... è quello per cui stavo ridendo prima mi, sta... mi stava succedendo la stessa cosa Solo che io sono Mi sono eh, Ah, hai fatto quick exit? Sì Mi sono distratto a guardare Quanti punti no, si potessero quindi... raggiungere con l'ascensore esatto. no, ti, ti capisco, ti capisco. E Mi sono scordato di dover saltare Oddio dove saranno ste rune adesso raga? Eh no, non credo in un posto pericoloso, semplicemente sulla ruota. Però puoi raggiungerla tranquillamente. No dai non fare il coglione. Ok. Ah ok, sono qui, si gode. Un per 11k. Le recupererai? Le... No, no, presi presi. Le... Ok, esatto, perfetto. Allora, innanzitutto c'è questo. Facciamole uno per volta. Andiamo qui. Che ne dici? Mm? Allora, qui si può andare in fondo qua. Ah, è, qui è dove Gino mi chiama in realtà. Quindi danno due opportunità. Di salire qui o addirittura semplicemente la cosa più probabile esatto. è che ti permettano di scendere dopo essere stato qui. E poi di fare il risalgo, ma non serve a nulla. Oh no. Mario. I tizi del tutorial. Cristalli, cristalli. Dardo di cristallo. Lì c'è un oggetto viola. Come può ben vedere, l'esame di osservazione l'ho passato, 30 cfu. Ah, non ho guardato il, la foglia là di Altus, fiore di Altus. Fiore dorato di una pianta succulenta che cresce sull'altopiano di Altus. Si dice che in un'era passata precedente all'albero madre questo fiore fosse associato ai funerali. Azz... Quindi c'era un culto dei funerali o della morte legato ai fiori aurei prima ancora che l'albero madre fosse mainstream. Allora si può salire qui? Sì. Oppure si può andare dritti. Andiamo prima dritti. Forse è questa la strada più segreta, chi lo sa? Vabbè. Intanto è tempo di lanterne. Meno male che sono entrato. <ride> Aula scolastica Omg Ok allora questo è l'avanti Infatti ho visto un Un signor Reyelucaria con la maschera in testa E eh, io salirei Oddio Qua sopra Ah ma in realtà è semplicemente un altro punto Grazie al quale raggiungere Mario Prendere questo oggetto Okay. Frutto di Rowan E eh, abbiamo fatto in verità Sì sì è la stessa cosa E allora come lo raggiungo quello? Facendo il giro da qui? C'è una parete segreta? Come funziona? Tu fai bene a sperimentare sei d'accordo con me che quello è un oggetto, ma è qui dietro? D'accordo, assolutamente. Sei no. in un luogo dove la magia può eh. effettivamente nascondere passaggi, può farmi dell'occulto. Però probabilmente devo fare il giro lungo. Possibile anche cioè, questo? Così è un Legaway a sinistra. Signori di Reia Lucaria. Ah, vuoi fare... Vuoi fa lo spade-scudo? Vieni, vieni, vieni. Vieni, Gianni! A Reia Lucaria ti insegna le magie, no? fa il parry. Dai, dai, alzati. <ride> eh, scusami, fra. Sono troppo forte. Mi spiace. Adesso abito camminando le spell del tuo amico, non è vero? Cioè vedi ora devo passare continuamente da una mano a due mani se voglio usare lo scudo. Con 40 forza. Posso anche non farlo. Very good. Due strade. La prima porta un oggetto e in teoria alla zona che volevamo raggiungere. Pergamena. L'epitome. O epitome. Forse epitome. Pergamena contenente stregonerie dell'Accademia di Reia Lucaria. Illustra somme stregonerie riservate agli studenti degni della maschera di pietra, certo. Se consegnata a uno stregone erudito, permette di apprendere le seguenti stregonerie. Scheggia cometa di scintipietra, pioggia di meteore. Hm. Non mi fido. Non fidarti. Ma tante belle cose. Il ricettario dell'artigiano scintipietra 5. Ok, wow, le finte stregonerie. Grasso magico, grasso magico con legaccio, freccia d'osso magica, freccia d'osso magica, piumata, dardo d'osso magico. Wow, molto gioellica. Allora, fatemi un attimo capire. Io voglio andare qui, giusto? Io voglio beccare questo dislivellino qua. Esatto, ricordati... Ma guarda, ti posso dire una cosa, probabilmente c'è un butto da fare più in là, perché guarda Vedi che c'è un altro dislivellino sopra Anche questo è vero. Dove butto. si potrebbe raggiungere? Mappa 3D è in teoria proprio dove ero dovremmo eh, infatti, provare serve, no? una a cattiva idea picchiare qui in giro. Ah, infatti, perfetto. Ok, allora abbiamo fatto bene. No, questo è un altro ancora. Pietra da forgiatura 4. Eh, però dovrebbe essere qui da qualche parte. No. Dai, non è vero. Eh, comunque tanto. Non è possibile. No, non, non le credo, maestro. Mi spiace. Hai, hai, hai fatto tanto, hai trovato il passaggio segreto. Eh, ma non c'è niente qua meno che non sia qui il butto. Oddio, forse è qui il butto. Legacy Dungeon. <ride> forse è qui il butto. Sì, sì, potrebbe essere qui. Ok, sì, è decisamente qui. Riconosco il pre-butto. Ma dov'è il post-butto, ragazzi? O oh no? Maestro, sono stato gabbato. Ah, ma perché c'è il saltino pazzo. Legacy Dungeon. Esatto. Eh, che cazzo. Ok. Uh, maschera di scintipietra. Oh, quindi lui è Olivinus. O oh, Olivinus, non so come l'hai voluto chiamare. Non lo sapevo mai. Olivinus, dai, da olivo. Buono. Una delle maschere, una delle, quindi ci saranno tutte e tre. Tutti e tre ah, quei tizi ah, dei quadri. Ed evidentemente hai risolto un altro arcano. Non si troppano, si trovano. Eh sì. Una delle maschere di scinti pietra conferite agli eruditi di Regia Lucaria, i cui studi erano ritenuti degni. Quindi in realtà tutte e tre le figure sono inerenti a Regia Lucaria perché una di queste tre maschere ti viene data qui. Quindi probabilmente cambia anche cosa il, le gemme che ha in testa. Perché se non sbaglio, ho affrontato anche gente con gemme esatto, blu. Esatto, esatto. Quindi lui è la gemma verde, la verde acqua. Incrementa l'intelligenza riducendo i PV. Io mi aspetto che ci siano la gemma viola, la gemma verde e la gemma blu. Perché sono, <ride> il delle tre sono i colori delle tre stregonerie che abbiamo visto. Quindi questa qui è la, la gemma verde acqua di queste stregonerie qui. Poi c'è quella blu c'è quella viola. I cristalli viola peraltro. Potrebbe avere senso. E eh noi ci si butta. Quindi adesso possiamo andare a destra. Oh, guardi? Un bastone scintipietra. Bravo, molto grande tra l'altro, di livello. Dovrei, eh sì, è. Eh. Dovremmo averlo. Dovrebbe essere questo: Pastone di scinti, pietra cariana. No, no, ma lei lega pure, eh, non si preoccupi. Have a nice day. Oh mio Dio. C'è una mitraglia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Magic Machine Gun. Esatto. Ok, ok, ok. Non è un problema. Non è un problema. Quel vaso attacca. Non ha una quest, amici. Vi giuro. <ride> ok, voglio il momento anime. Ok, scheggia di vaso vivente. Dicevo. Voglio il momento anime. Quando... Avremo anche il libro delle fan art di Elden Ring. Questo è uno dei momenti chiave, ok? Pav nascosto dietro la mitraglia certo. di magie. Joel preoccupato per il suo amico. Ma Pav che esclama di aver combattuto così tante volte contro Joel in duelli amichevoli. A conoscere alla perfezione questi pattern. Da stregone. Vaso rituale. L'abbiamo già trovata la scheggia di vaso. Cristo, che vuole questo? Oh, ma che fa? È sceso? Che cazzavo scendis? Ok. Dicevo, maestro, secondo lei le abbiamo mai trovate le schegge di vaso vivente? Sì. Ok, sì, 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 sì. sì. La trusto allora. Sono quelle che troppasti... Astro. Astrologico. È il momento di pozione. No! È rimasto in vita con un HP. Ok. Oddio! Succede, Esos. ragazzi. Vi giuro che succede. Oh! Metal ghea. Very good. Oh oh! Oh! If it isn't renala Bravissimo. Goccia. Guarda, ha una luna in testa esatto, Beh, esatto Radagon. Ne sapeva, eh. <ride> un po', si capisce vibrazioni si capisce che... eh. alla malefica Disney vero? Sì, sì, sì. Un po La regina piedini. del Play Sembra anche avere baule avanti da questa... <ride> gran baule avanti. Beh, capisco. Comunque Radagon deve essere veramente un gran figo. Marita. Vero? Renna, sì, no esatto deve essere particolarmente in verità se ci pensi si sì. è tipo una high school movie Elden Ring <ride> poi ci hanno costruito sopra le magie, gli dei però di base lo scheletro potrebbe tranquillamente essere American Pie <ride> perfetto sì, sì, Radagon è il figo della scuola Godric è quello sfigatello che però poi alla rivincita ma esagera un po' troppo nel punire i bulli, Rennala è la figa della scuola, un po la, la secchiona che poi diventa figa, <ride> esatto, è, lei, esatto, è lei, è lei, esatto, è lei, esatto, sì, 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 quindi Radagon, lui, Radagon è quello della, della squadra sportiva, sì, esatto. che esatto, va per punire esatto, la secchiona esatto. ma poi si innamora di lei, poi si innamora, Capito? esatto, 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 Capito? Però poi lei dice, studi per l'università e dice: No, non è il caso, esatto, Godfrey il preside, <ride> Marica. La rettrice direttamente. Rika il bidello, <ride> sì, <ride> sì, sì <ride> Rai del il bidello, che in gran segreto fa porcate. Si, sì, si, sì, sì. Esatto, sì, sì. Esatto, mi esatto. piace. Morgoth rappresentante di istituto, <ride> sì, sì. <ride> esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. Chi manca? Chi manca, ragazzi? Ah, è il prof Rosane. di scienze. No, il prof di scienze, che è Roger. Esatto, esatto, esatto. Manca Radan. Eh, Radan è, è quello. È il bullo, quello insensibile. Cioè, Radagon sì, sì. è lo sportivo. Invece, esatto, Radan esatto. è proprio il bullo. È il bullo. Sì, 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 sì. quello grosso. <ride> perfetto. Ah, manca Michela. Michela eh, è l'essere però... ultradimensionale che nessuno si aspetta che arrivi. <ride> perfetto. <ride> perfetto. Uh, okay. Oh, eh, ok. Aspettavo Sono che le vedesse un po' più di tre, però. No, non è vero. Sono tre. Mm, però credo che siano diverse dalla mia. Non è vero. La mia è questa con la fascetta. Poi c'è questo qui col, col baffetto un pochino sbarazzino e il cappello da rabbino. <ride> e poi quest'altro con, con la barbaricciola. Lui è il più bello, maestro. Maestro. Qual è il più bello? Lui. Sì, 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 è folto, ordinato. Lui è il più brutto, quello che sto questo, qui questo, questo inquadrando ora. E lui è, è strano. Eh sì, saranno i tre tizi del quadro, anche se ormai ho. Perso un po' la loro immagine. Cosa? Però hai, Cosa? hai compreso. Oh! oh! Oh oh! Oh oh, allora, se ci trovassimo a Stormveil, dietro c'è Renala. Appunto. Eh, <ride> eh ma c'era un quadro di Renala ora. Oh god. La tensione oh, della nebbia. Oh, 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 oh. oh si. Sì. E c'è anche un quadro nuovo: di questi due tizi. Si. Sì. Hai incontrato? Sì, sì. Comunque in sono chiaramente grotta, loro tre: forse. quelli della maschera. Sì, esatto. Dicevi ho incontrato in una grotta? Forse hai incontrato uno stregone con l'ermo bisavio. Però non è detto. Non sarebbe spoiler in caso. Ma c'è un elmo, eh, tra virgolette, oh, di questo cefalo, ricordo, questo ricordo. Anch'io penso che tu l'abbia visto, esatto. Credo tu l'abbia visto nella grotta in cui hai trovato il castello e il cristalliano. Vabbè, sono chiaramente grandi stregoni che hanno influenzato lo studio della stregoneria, appunto. Esatto, esatto, sono epitomi, Ci cioè sono praticamente e... coloro i quali hanno scoperto non dico una scuola di magia, ma una categoria di incantesimi. Incantesimi, bravissimo, esatto, avrei detto la stessa cosa e magari a seconda della tua specializzazione indossi una maschera o l'altra, per quanto sono stati influenti nella storia. Sì, 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 sì. sì. Ragazzi, ragazzi, qui c'è il Renala Oh mio Dio, non sono pronto Ma qui c'è il Renala E qui c'è il Nemesis, ragazzi Controlliamo, allora Qui il Miaz potrebbe fare il bastardo E metterti delle pareti illusorie Perché tu hai furia di andare nella nebbia Controlliamo bene, tanto sono sempre in queste librerie No, ok Beviamo, per carità Però non c'era una grazia Non è Renala Le what Lupo rosso di Radagon? Sa qual è il problema, maestro? Che non ci sono più i Sif di una volta. Mamma mia, oh è dio, forte. Oh mio dio, è forte, forte anche lui. Un lupo in grado di castare in una canteo. spell con una spada eterea. Ha lasciato il regalino, Radagon. Boom. Oh. Lupo rosso di Radagon. Guarda che luogo. Oh mio dio, quanta gente. Ok, c'è cioè una donna un po' Selen. Vero? Io è la prima cosa che ho detto. <ride> no. Appena ho visto quel quadro, ho detto: Perfetto, quella è Selen. Eh, potrebbe. Però in realtà, Selen indossa una maschera, quindi potrebbe essere la donna. Esatto. Che è vero. Dà... È, è la possibile confutazio, diciamo. Quelli li conosciamo tutti. E lì c'è Renala. Quella è Renala. Di brutto, che però è messa al pari di queste altre figure qui. Poi di là, però, ha un quadro gigantesco solo per lei. Però anche gli altri avevano un quadro gigantesco. Vero, vero. Quindi, ma chissà f... quando questi quadri sono stati inseriti. Per... Nella... Infatti, La... secondo me, Renala eh. ha fatto carriera. Eh. È Possibile. divenuta regina del plenilunio. Ma prima era una ricercatrice come tante altre, cioè come tante. Aspetta, non diciamo cazzate, non come tante, ecco, però sì. Era una delle migliori. Ricercatrici esatto. delle, delle più grandi streghe del mondo alla pari di altri. Eh, Lei faccio una domanda. Sarebbe dovuta essere difficile questa boss fight? Cioè, ho l'arma troppo sgrava? No, no, okay. no, nel senso gli hai fatto, eh, hai l'arma. Tu, tu hai preso un'arma terribilmente verticale con caratteristiche ormai specializzate potenziata oltre l'area in cui ti trovi. Quindi sicuramente sì, ma no. È un boss fragile. Uno col bastone, loro con le candele, lui con la spada. Lui probabilmente lui ha fatto ricerche sulle spell da dare ai soldati. Quindi le stregonerie finte. Ok? Che però devono essere comunque sviluppate se ci pensi da uno vero. È eh, bravo! Esatto, ti esatto, spiego? esatto. Cioè le è stregonerie certo. finte per essere create per essere forgiata una spada che dentro ha quel cristallo che permette a uno scemo di essere intelligente nel senso delle statistiche, ok? Esatto. Ti serve uno stregone. Lui penso abbia sviluppato le spell base verde acqua, quelle che insomma abbiamo visto, le prime insomma che imparano gli stregoni. Lei forse le stregonerie di Selia? Boh, sparo a caso. Loro non ne ho la più pallida idea. Lui ha una candela ma non mi fa venire in mente nulla. Eh, lui pure potrebbe però aver sviluppato le stregonerie base. Diciamo che i tre delle maschere potrebbero tranquillamente aver fatto l'uno la specializzazione dell'altro. Anzi i due delle maschere perché il terzo, quello con la spadina, mi dà un'idea abbastanza specifica. Noi abbiamo la maschera di Giorgio incrementa l'intelligenza riducendo i PV. La stirpe di Olivinus nacque con lo stregone Lusat, ok? Ora i suoi okay, seguaci 9 -9. portano avanti lo studio delle meteore, quindi Lusat è lui, allora non si chiama Olivinus, ho capito male. O forse Olivinus è lo studioso... Esatto, Lusat ma è il climax, diciamo, esatto. Antico. È un climax di un'origine uno nata da Lusat. Esatto. È chiaramente lui, ragazzi. È lui. Le meteore. E le meteore sono la magia della gravità, vero? Sì. Quindi lui Bravissimo. è laureato in gravità. Lui. Esatto. Con la esatto. Lui è laureato in gravità. Sì, sì, sì. E Rennala? Magie di ghiaccio, immagino. Mm. Dici di no? Rennala... Freddo della luna. Ci sono queste magie glaciali. Mi pare che... Non mi ricordo Agelli se Rennala... vecchia la insegnò alla giovane Ranni la stregoneria del freddo. Chi sì. Questa vecchia. Sì. Eh, appunto. Chi è questa vecchia? Di sicuro per vecchia Rennala non lo è. A meno che... Non sia... Diversa in vita da quello che vedi nel quadro. Perché, magari, il quadro non credo. È non credo. Uh, credo che però possa essere, per esempio, una maestra comune. Chissà, dire... guarda, Renala non è stata mai descritta come comune. In nulla, se c'è una cosa che è Renala, è speciale. Questo te lo garantisco. Già Non siamo lontani, secondo me, dalla boss fight finale. <ride> Ma ok. D'altronde Storm insegna. Ciò non di meno, ti ricordo due dettagli. Il primo, o meglio no, ti ricordo un dettaglino. E ti dico una cosa: il dettaglino è: ricordati che c'è ancora la breve, o forse non area pre, eh, subito successiva alla ruota idraulica. Quella dove c'era il porta. Certo, me la ricordo bene. Okay. Quella dove poi... c'era la distorsione, sì. Esatto, esplora è un po' prima della boss fight ricordati che sei in un luogo magico molto 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 tra virgolette idealizzato nell'idea ma dell'accademia è... magica che nasconde segreti questo è dopo non prima aspettate. decisamente qui qualcuno potrebbe aver voluto nascondere qualcosa eppure ho menato in giro eh. devi non devi eh, allora Speculando, giocando e chiacchierando è difficile, ma devi trovare un pattern. C'è un pattern. Hai ragione. C'è qualcosa che non è semplicemente il forse qui. C'è un dettaglio che puoi intuire. E che in realtà rende paradossalmente anche fin troppo facile. Ma è corretto. Cerca qualcosa che è effettivamente diverso dal solito e capirai subito. Se ne il luogo giusto per trovarlo. Candelabro acceso? Libri vuoti? C'è cioè, librerie vuote? Esatto. Eh. Un altro bastone. Oh, Rennalopoli. Oh. con tanto di scala. Cometa. Eh. Ok. Un incantesimo nascosto. Sembra quasi una stanza di studio. Stregoneria scinti pietra dell'Accademia di Reia. Locaria. Scaglia una grande cometa magica. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente e in movimento. Aumenta di potenza, se caricata. La più potente stregoneria dell'epitome di Carolos. Appresa soltanto da una manciata di, di stregoni. Carolos. Quindi Carlos è un altro di loro. E ma non sappiamo ancora chi. Non sappiamo quale. Però tu hai fatto ottime deduzioni. Va là, ah, ecco, possiamo vedere se questa statuetta è Rennala. Ma non credo perché non ha, no, assolutamente no. Non ha la luna in testa. Questo è un altare, però sembra mm. nel quale chi studiava adorava Rennala. Esatto, come hai visto un altare simile alla torre dove c'era la precettrice? Corretto. E via di scala. Qui neanche gli stregoni era... erano ammessi, eh? Già. Nascosto, nascosto. What's the point? Eh, yeah, what's the point? Altro nascondiglio? Vai casuale, quindi no, ma probabilmente di, non è quello che c'è. Di sicuro qui c'è qualcosa. Cioè, se no che sai a fare scusami e eh, appunto what's the point però ci ne deve essere uno e eh, mo capiamo cioè, magari qualche zona no. che posso raggiungere mm. 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 cosa sta facendo maestro un pochino <ride> a seconda la, la speculazione esplorativa ok ce ne sei salito sulla ringhiera suggerendoti non proprio diciamo che hai sempre girato l'inquadratura nella direzione oraria impedendoti sempre di vedere l'unica cosa che dovevi vedere Ragazzi, io mi sento sempre stupidissimo. No, 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 tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Però, diciamo che non sei nel punto giusto, ma stai facendo la cosa giusta. Mi dispiace, ragazzi, ma, ma questa live finisce qui. Secondo me, eh. Il Candelabro non ha niente. No, 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 per carità, non ti rompere le ginocchia. Qua? Madonna, ma sono stupido forte. Non è vero. Ok, ok, devo semplicemente cadere. Credo. Spero. Questo è davvero il nascondiglio dei nascondigli. Prova a immaginare quanto segreto sia quello che stai per trovare. Non era necessario, Proprio voluto questa <ride> cosa. Ci sono le ragnatele. Doppio nascondiglio. Alle... Sì, sì, sì. Doppio nascondiglio, esatto. Era una Quindi bella boss play. fight. Oh, okay. Un'altra sala studio con dei cristalli giganteschi. Eh, qua è successo qualcosa. Qualche studio ha causato questo. Ah, talismano del cazzo. Loro sono gli spiriti di quelli che hai ucciso... ...la <ride> hamburger. Sì, sì, sì. Mi inseguono per tutta la run. Ah, ci godo. E i vostri figli... Eh? ...siano tutti morti. <ride> sono qui fratelli. Certo, certo. Allora... C'è ancora un vaso che cammina? C'è qualcosa um, Talismano Non medaglione Tali No, medaglione Talismano <ride> Non ho visto che cos'è No, ok, sì, talismano È lì, è lì Talismano della scuola di pietra Talismano raffigurante una scuola di maghi di pietra Incubo dell'accademia e mi sa che sono tutti loro mischiati insieme. Eh già. Che è proprio il mostro che ho trovato da Selen. Esattamente. Esattamente. Com'è che ha chiamato Tops Selen? È strega... Grave. Ah, giusto. Eh. Eh. Quindi forse è lei. Che ha generato questa sorta forse di. Forse se è stata fusione. esiliata. È successo qualcosa. Ed è qui che è successo, in un luogo nascosto. Mm -hmm. La corrente originaria sostiene una concezione proibita, ok, della stregoneria scintipietra. Per chi aderisce ai suoi dettami l'atto di reclutare stregoni da tramutare in semi di stelle, cosa? È un semplice processo di ricerca scientifica. Oh madonna, che pisantezza questa. Fermi un attimo. La corrente <ride> originaria si intende degli stregoni. Eh sì, 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 sì. Sostiene una concezione che ora è proibita che ora è proibita, forse per la ragione che vedi a schermo. Appunto. Beh. È un tempo gli stregoni dovevano essere tramutati in semi di stelle, qualunque cosa questa cosa voglia dire, per ricerca scientifica. Cos'è un seme di stella? Un seme questo? di stella è il nome proprio dato a quello che hai davanti. Ok, questo me lo stai dicendo tu, maestro. Sì, però nel senso, questo te lo concedo tranquillamente perché non avrai altri insight. Ed è, diciamo, non. Cioè, oh mio Dio, ti ho detto una cosa particolare. Certo. No, è semplicemente il fatto che questi agglomerati sono i semi di stella. Quindi per ricerca si potevano fare questi mappazzoni di stregoni. Sellen, a quanto pare, è convinta che quella corrente originaria. De sì, debba essere ripristinata <ride> smart e non più proibita eh. Eh, ed è proibita in quanto siamo nello scantinato del buco del culo di Regia Lucaria dai Selen fatti viva oh ho fatto il giro ragazzi yes shortcut Quindi in realtà non era così segreto. No. C'è cioè un Però... portone gigantesco. Però rimane il fatto che era chiuso. Sì, sì, cioè sì. che hanno visto... Cioè praticamente non hanno... Diciamo che questo... C'era un accesso segreto a un'aula di studio. Guarda, lasciati che io ti faccia lo speculazio. Crudele. Credo di aver capito quello che vuoi dire, ma dimmelo. Eh... Probabilmente gli stregoni venivano fatti passare attraverso quei passaggi segreti per aiutare Sellen di nascosto. Senza aprire la porta. Esattamente. Sì, sì, sì. È un accesso essere... segreto a un'aula esatto. pubblica per compiere eh, in orari non consoni esperimenti segreti Esattamente. Ora, aveva creato quella parete illusoria affinché gli stregoni potessero raggiungerla per studiare la corrente originaria. Li ha infine disgraziatamente trasformati in quel seme di stelle. In un, un seme di stelle. E adesso è successo un casino. Mi chiedo se anche Rennala sostenga questa corrente originaria. È una ottima domanda. Il luogo d'accesso segreto ha un enorme quadro. In suo eh, onore. Esatto. esatto. A meno che Selen non fosse un po' illusa. E tra esatto. l'altro, uh, Rennala è stata rinchiusa qui dentro, vero? Adesso è qui contro la sua volontà, la regina del sì, è è rinchiusa contro... sì, Sì, è stata rinchiusa perché a quanto pare inadatta più a regnare. Ecco. Wow. Eccoti al centro dell'accademia Boh. Oh, oh, ragazzi, che miseria ragazzi ah, <ride> Sì madonna Elden Ring a volte Ti spara delle robe che fai un matto Guarda la luna dietro l'albero matto Ecco vedi ai, ai. Il problema di Elden Ring Cioè il uh -huh. problema Sì Premesso che non è un problema quello che sto dicendo No no è, è qua. Eh, una cosa di questo, sì. Non sollevo quanto sto per dire non è un errore né da penna rossa né da penna di qualsivoglia colore delle gemme negli occhi degli stregoni è proprio una considerazione personale. Uh -huh. Ho vissuto insieme un po' di In... terzo Legacy Dungeon e il secondo, ok? Sì. E quindi sono diverse live che siamo solo nella sì. parte di Elden Ring dedicata a un level design che è evoluzione ragazzi evoluzione di Dark Souls sì. è evoluzione sì. questa roba è avanti rispetto alle mappe di Dark Souls 3 ok sì. quando faccio full immersion del genere sento che forse la parte open per quanto sia piacevole è comunque anche una diluizione di questi momenti estremamente sono, preziosi. sono state le nostre migliori live, infatti. Capito? D'accordo con cioè, te, sì, sì, sono d'accordo con te. Non so se mi sono spiegato alla perfezione, perché è un argomento delicato che è semplice banalizzare. Non significa Legacy Dungeon, un no. bello party open world brutto. No, no, men che mai vuol dire esatto, esattamente. Okay. esattamente. Sì, sì, sì. Significa che il ritmo del, dei momenti alti è forse fin troppo alternato ma e ragazzi questa cosa dovete uh, tenerla in considerazione è l'opinione non tanto di Sidonia non tanto di un content creator non tanto di una persona che ha videogiocato tanto ma di una persona che videogioca due volte a settimana e quindi sì, sì, sì. il mio ritmo non è il vostro ritmo Detto questo, anche Dark Souls. Questo... Ho giocato due volte a settimana e non ho avvertito sì. questa cosa. Esatto, no, ma infatti ne riparliamo a tempo debito. Eh, sono d'accordo con te. Ovviamente Elden Ring riesce, specialmente in nome di essere il, suo, il loro primo lavoro di questo genere, a darti una sensazione di scala del mondo e di respiro dello stesso che è pazzesca. Cioè tu resto vedi qui L'albero madre che hai visto dall'altopiano di Altus davanti all'Endere, tu dici, ma qua, Cioè, percepisci veramente non tanto una sequenza di mappe, tanto quanto l'interregno. No, 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 chiarissimo, l'interregno è, guardate bene, propedeutico per certi versi, al Legacy Dungeon. Quindi ti godi il Legacy Dungeon perché hai ma... avuto l'interregno che ti racconta. Mi anticipo cose. già adesso, sono d'accordo con te. Ma considera questo: per dare un pro all'open world di Elden Ring, ti faccio una sparata. Elden Ring, nella costruzione del proprio mondo, nel raccontarti l'ampiezza, storia e respiro dell'interregno, riesce ove Death Stranding fallisce nell'America. Mettiamola così, ecco. Sono d'accordo. Te la sparo così. Sì, sì, sì. Cioè, queste due live... Eh, mamma mia, ragazzi. Porca puttana. Sono proprio dentro, sono nel mondo, sto respirando Reia Lucaria, ne comprendo... Eh sì, sì. Il suo serpeggiare tra stanze di studio e laboratori della follia più assoluta. Ma poi c'è il segreto e ti porta dall'altra parte la mappa. E sei a Villa Vulcano e allora vedi i tizi torturati. Insomma, c'è stato un momento di super full immersion dentro il mondo uh, del level design Dark Souls 101. Sì. E godo, eh, godo esatto, il, esatto, capito, esatto, esatto. in maniera esatto, diversa rispetto a una diretta nella quale e quindi un momento di gameplay perché poi alla fine quello è nel quale mi alterno tra ammazza l'orso vai a Nokron fai la beppatina sì, sì, a sì, Nokron sì, ci sì. sono le formiche c'è il mini boss torna su e è quasi più divertente per me ehm, a livello di eh, ricostruire la storia perché allora mi godo l'open world in quanto pieno di semini che come ti dicevo prima mi faranno godere poi il legacy che mi aspetta esatto certo certo però forse, se questo dal mio punto di vista è uno dei punti di forza, questo stesso punto di forza si sarebbe eh, potuto riproporre diversamente anche dentro i Legacy. Io credo. È presto, eh. Stiamo facendo passi in avanti. Ma credo che sia principalmente colpa dei dungeon minori. Ossia che comunque. Catacombe, dici? Si perdono nel divertimento che è percorrerli e nel fatto che comunque ti offrono sempre un oggetto unico senza, e ti assicuro, te lo posso dire, senza mai fermarsi fino all'ultimo istante di gioco ogni dungeon avrà una cosa o più completamente certo. uniche e irripetute non nei boss però ti tolgono in parte uh la nebbia, vabbè sì, certo. vediamo le mani non ti importa cosa c'è dietro perché non c'è niente di nuovo e in generale... Ti porta a dire ok sarà fighissimo poi giocarlo arcade ma effettivamente altrimenti du duiziona. chiaro sì, 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 sì. Yes. e poi ripeto stiamo parlando in questo caso di uh, apprezzamento comunque sì, all'interno esatto, di esatto. un prodotto che è incredibile Ehi, sì, uh, sì, quindi... sì. e questa è una cosa che spesso viene fraintesa o non concepita Uh, cioè non compresa quando si fa un'analisi di questo tipo. Eh, anzi, specialmente il pubblico una volta che lo ha giocato e finito e si raffredda un po' dice, ma allora è un po' una merda. So. No, non, sì, è sì, così. In generale, non è così, ragazzi. Come tu sai, la critica videoludica oggigiorno è, è bello e brutto. Fine. Cioè, questo è sì, 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 Esatto, <ride> un gioco noi davanti. Se da 20... sì, noi stiamo giocando da 27 live da 4 ore l'una ah. e, e siamo arrivati al secondo legacy, e vabbè, sì, insomma, è lunga da dire. Però sì, eh, sì esatto, è lunga è da dire. Attenziale penso che una vera recensione di questo gioco e eh. dico vera non perché quelle scritte su internet no, non no, siano no. vere ma perché una completa ecco forse è il termine più adatto recensione sì. richiederebbe boh non ho idea di quanti discorsi già ora esatto. farei il video più lungo della mia vita se dovessi farmi sì. impressioni sì. su Elden Ring secondo. al secondo, bravo esattamente <ride> e tu credi ti ricordi quello che mi hai detto che ti ha detto che ti ho detto che ci siamo detti ecco. uh, con te con fossa? Sì, 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 Quando ti disse l'Eindel Cos'è sì, sì. cos'è L'apice no? dell'E eh. Mm. Ne riparleremo. Però a volte, ecco, avverto che l'open world quasi si sforzi di darmi il fianco di mostrarmi il fianco al Ma cazzo, ma un'altra volta sto mob game boss. Capito? Sì, 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 esatto, 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 esatto. Esagero, è un'iperbole, ma è per farvi capire è che cosa intendo perfetto. dire. È eh, perfetta. No, tranquillo. Ah, tranquillo, io ti, ti, ti anticipo, spero, te lo dimenticherai, spero, nelle prossime live, ma tornerò a parlartene. C'è stato un momento nella Blind Run in cui ho sentito il terreno tremare, che è l'animazione base di quando appaiono gli spiriti erborei, e ho urlato. Cioè, ho, visto, ho visto tremare il terreno e mi sono lasciato andare. Tornando a noi... Sì, sì, e qui siamo... Guarda questi poracci che raccolgono... I resti, magari i loro oggetti. O... Spada da lato nobiliare. Good drop. Lama stretta brandita dai nobili viandanti, è un tipo una di armi più rare del gioco progettata all'insegna della maneggevolezza interamente placcata d'oro. Dovrebbe valere una discreta somma. La venderò esatto, <ride> io ho finito il gioco senza averne una, <ride> C'è niente da ridere. Eh, maestro, lei ha preso ah, Giratina visto... Shining Blind Run. <ride> Guardi, lei credo abbia fatto una cosa che nessuno ha fatto nella storia del mondo Pokémon. <ride> Leggendario in blind, mai visto, tra l'altro. Cioè, non hai mai visto Ghiratina. Vabbè. Ma eh sei sì, un tempo... Come scusa? Sono le mezzanotte. e no, 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 non dicevo te. No, è tardissimo. Sì, sì, no, è folle, è folle. Io mi sento... Cioè, è appena cominciata la live. Dai, no, fai. Vabbè. Ora, sei, so sei stato a Villa Vulcano, eh? Sì. Però non devi non stupirti. No, 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 no. Intendi per le vere i per la, è vergini, la vergine, giusto? Eh no, non ha senso, sì, infatti. Sì, sì. Eh, ma ce n'era già una al teleport, se ci pensi. Quindi non Aha. è la prima. Perché, però, ci sono delle vergini? C'è stato. Ok, ti faccio una domanda. Sì. Sai la... Sai la risposta, ma è una domanda non specificissima. Quindi ci faccio arrivare un po'. O oh, oh, ti do la risposta, fai. Ah, giusto. Ossia. Yeah, Rikard. L'inquisitore dell'ordine aureo, che a un certo punto si rivolta e contro di lui. Prima di tutto, prima di diventare Inquisitore, Ingegnere. il creatore delle vergini, più indietro, più indietro. L'origine di Rykard, Demigod, l'origine assoluta di Rykard. L'origine assoluta di Rykard. Cosa? È figlio di Renala? È figlio di Renala? Sì, cioè, tu dici che le no. vergini sono qui? Perché c'è un rapporto perché... di parentela, certo. Ma lo evinci dalla presenza di queste vergini? No, 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 tu sai già che è figlio di Rennala. Ed è una cosa normale, sono qui per te. Ti ricordi gli appunti? Secondo te ero stronzo a dirtelo? No, è perché l'ho già giocato, so cosa vuol dire. Ci ho messo centinaia. Cioè, ci ho messo 50 ore. Io a un certo punto sapevo che era figlio di Rennala, e dopo 50 ore l'avevo dimenticato. Per tuo cazzo, è vero. Uh, praticamente ricordati, Rinala e Radagon hanno tre bambini. Me lo ricordo: Ranni e Radan Rad... e Just... Rikard. Ce l'aveva già detto Roger. Roger. Esattamente. Roger ti dice che sono fratelli. Esattamente. È vero, l'avevo commentato durante quel dialogo. Lo so, ma tranquillo, sono qua apposta. Siamo qui in due, non a caso. Ehm um... Quindi è possibile, semplicemente che Raicard abbia aiutato Rennala nella, nella guerra è giusto, ecco. infatti, stavo per dirti questa cosa. Quindi Raicard eh. aiuta la mamma. Esatto, lettere. Lette esatto, non c'è nessun complotto strano. È semplicemente. Beh, oddio, cioè, sì. esatto. cioè, sì, sì, cioè, certo, certo, c'è un complotto, però insomma. Ecco. Quindi Raicard. Minchia, Rennala ha cresciuto proprio un bijou di figliolo. e il loro. Quindi, Raicard, serve inizialmente come fa anche Rennala all'ordine aureo. Mm -hmm. Ma sì. poi quando tutti quanti sentono un po' puzzo di merda Assaltano Eh sì Ricordati che sì. esiste la disgregazione infatti eh, cioè. Ranni, Radan e Raikard sono figli di Renala e, Rad e Radagon Ren Godwin sì. e non sappiamo chi altri Sono non figli non non di diretti chi non di in teoria Marika e uh, Godfrey Godrick sì. è un discendente di questa linea di sangue appena citata. Di, un discendente, esatto. Grazie The Prulder. Ride. Ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti. Discendente e basta, ho finito le linee di parentela importanti? Esatto, hai finito le linee di parentela importanti, non abbiamo E quindi ecco perché c'è la vergine di... che ti teleporta lì. Sì, esatto, cioè, il teleportino certo. Mamma sì, figlio. È... Eh, sì, sì, un po' macca però... Ma c'è, vabbè, vabbè, ma insomma sei Rikard, del resto, cioè. Esatto, esatto, esatto. Coloro dei quali non abbiamo idea se sono figli di qualcuno, eh, nati per magia o spuntati dal nulla, o sono loro i padri di altri, sono... Michela, Malenia, Morgoth... Sì, tra l'altro Morgoth, stranissimo che sia l'Eindel ma non ha god... Come esatto, es prefisso, ah, ma poi non ha neanche Rai. Eh, Rad esatto. no, no. Morgoth Morgot. è completamente. Che cazzo, è Morgoth? Eh, amorfo sembrerebbe mi piace quello che hai detto. Mi piace molto quello che hai detto. Presidente della Repubblica, tizio <ride> che lì a caso ci aveva l'aggancio giusto. Ah, e tra l'altro, ti dico un dettaglino di Cap content. Forse l'avevo già accennato, ma forse no, perché era troppo presto all'epoca. Non ero ancora a questo punto. Ehm. Uh cat content, eh. cioè per me è canonico però non ha conseguenze salvo che facciano retro-ingegneria insomma, retroattività con un DLC, ma beh, mi sa che è andata ecco, eh. il terreno è partito uh, Gostock era figlio di Godric Godstock è il, il mercantile sconfesso che, che lo ammazza, ok era figlio se. di Godric? era figlio di Godric, yes beh, quindi ammazza il padre lì? beh, lo, tu lo uccidi, lui lo, lo, lo pesta. Lo, lo sì, pensi, insomma, infierisce sul cadavere, sì. Che cos'è? Vabbè, non voglio saperlo, io vado qua. Ok, perfetto. Bella. <ride> allora... Pav evita in maniera chad le trappole. Esatto. Oh, Non è vero. Uh, okay, però c'è tanto da esplorare sotto. Eh sì, ma stai andando molto interessantemente verso un percorso piuttosto verticale, Mi allora, piace. allora, credo che ci si stia avvicinando al finale, uh, perché è mezzanotte e 43. Sì, vuoi che salga stavolta. o vuoi che esplori questa zona prima a terra? Guarda, um, vuoi... Abbiamo fatto una coppia di live speciale. Certo. Vuoi... Che finisca in modo speciale. Ma ti direi di sì, più che altro perché tu mi lasci la libertà suprema. Però, proprio sì. perché Elden Ring ti lascia questa libertà, sì temo che Lo il so. rischio sia poi di non quagliare perché io giro, giro, giro. Quindi siamo quagliare. al finale. Non è venerdì sali. sera, purtroppo. Tanto abbiamo sali. anche venerdì sera. Esatto, sali queste scale. Generale Radan mm, 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 è il più grosso figlio di Renova. Esatto. esatto. Non è pazzo il come Raikard eh. Non è morto esatto. come Ranni. <ride> Cazzo, se ci pensi davvero, il generale Radan è un grande. È ah, Voglio. Quello? Oh, yeah. quello? Oh soldato cariano un duello cariano e un portale sulla destra, oh mio dio, cosa devo fare? Stasera. siamo. entrare nel portale. Ok. Joel. Guarda. OH MIO DIO! <ride> Questa cosa è stata stupenda! Anche perché questo è uno dei battimenti PVE più difficili. Questo è un treno. Joel lo ha neutralizzato con incantesimi stordenti, e tu... ...con la forza e la l'abilità anche feroce del ferro. GUARDA CHE PRECISIONE! Metteste <ride> Vi prego! Mato! Bear Witness! Oh yeah! Immaginatevi Pav che in questo momento guarda verso il cielo e tira un urlo incredibile che spaventa persino Joel. Mm. Perché vuole liberare questo mondo dal disordine della disgregazione. L'ordine aureo deve tornare. Ma Joel avverte quanto il pensiero del suo amico sia lontano dal suo. Oh sì. Leggiamo. Scudo speciale. Scudo da cavaliere cariano. Te lo ricordi? È quello del cavaliere. Certo, certo. Praticamente tutto il set ora. Esatto, Scudo esatto. Scudo a goccia di medie dimensioni, ricoperto di scinti pietre blu. Usato dai cavalieri al servizio della famiglia reale di Caria, questo scudo dimostra la sua reale efficacia contro gli attacchi magici o sacri. Chi mai si preparavano ad affrontare questi cavalieri? Beh. Eh, L'ordine aureo. Questo, questo è un foreshadow. No. No, alla guerra no, contro no. Reia Lucaria dici? Eh, certo. Ok, è okay, una delle due, infatti, ti avrei detto. È, è il for... Tu pensa, no? Metti caso che arrivi a Reia Lucaria prima del Maniero. Certo. Perché a nord, no? Vero. Tu qua scopri un foreshadow della terribile guerra interna tra Reia Lucaria e Caria. E Caria. Che, che però è. poi hanno vinto quelli di Reia Lucaria perché hanno preso Renata e se la sono qua. Quindi direi che alla fine non ce l'hanno fatta, forse Però... questo stava cercando di salvare Renala, quindi siamo vicini. Allora possiamo andare in varie direzioni come sempre. Tra l'altro, sì. ti, ti ricordo che ancora non siamo tornati dove c'era la frattura dimensionale. Lo so, lo so, ma tu mi hai giustamente chiesto un finale e ti garantisco che il finale giusto è andare dritto dove stai andando adesso, qua. No, non farlo. Che figa. Pisa. Esatto. Oh, oh. E ti ricordo, guardati intorno. Eh, se tu guardi, forse da qua non si vede, ma quando esploreremo eh, di nuovo Reya, guardati in giro e troverai la torre più alta su cui sei stato, quella dove hai trovato Terra Spella. Cioè, oddio. Esatto. No. Ah, ecco, stavi, stavi inquadrando la torre. Sì, sì. Stavi inquadrando la... Si vede da qua, si vede da qua qui c'è il rennala Raga stava provando a salvare Rennala il soldato Ryan dai. Mm. Qui c'è il rennala, raga. Qui c'è il Nemesis. Qui c'è la renna. Qualcuno che però non è un semidio se fosse vero. Ma che ha una runa maggiore. Dentro una runa maggiore Dambra Dambra. Ricordi bene. E può un essere umano essere? Oh? Ti sei fatta pure la statua di Radagon. Eri proprio una fangirl <ride> Io qui, uh, in Blind, ottenni la certezza che quella statua era, era Radagon, loro. certo. Sì. È un archivio, credo, tra l'altro. Tra le varie cose, È pieno di libri. Sì, la è con... Oh! È davvero Renal a momento? Ti prego dimmi di sì maestro, ti prego ne ho bisogno, ho bisogno di coronare questa stupenda live con il momento Renal. Puoi fidarti del maestro? Ma è la tipa delle statue? Hanno quel cappello lì, credo. Sono tipo... Hush, little I'll soon birth thee new a sweeting fresh and pure Se non avete avuto i brividi in questo momento, in questa stanza, nella quale una donna ipnotizzata dall'ultimo lascito d'amore di un Bravo. uomo che l'ha tradita si Bravo. accompagna con delle studentesse senza gambe, non so cosa possa darvi i brividi nella vostra vita. Bravo, ragazzi. Hai capito benissimo. Stupendo. A quanto pare il Renner è irraggiungibile. Eh prima dovrò ammazzare tutte loro, credo. un indizio immagino cosa stanno castando loro respawnano purtroppo ne ho appena vista cadere una Quindi è qualcos'altro. Ci sono dei candelabri che spariscono o dei. Ah, mi esplodono semplicemente addosso, li muovono loro. Sì, sono incantesimi chiola gravitazionali. Posso dirti una parola che ti farà ridere, ma che in realtà è l'indizio che ti voglio dare io come maestro? Vuoi darmi un indizio? Con una parola. Ah beh ma ho trovato questa pizza. Non è lei? La parola era di egetico. Ah ok ok. No, no, ma l'avevo vista, solo che Perché volevo arrivare senza farmi male. Il canto non è la musica, è un canto vero. Questo però è il boss più figo che abbiamo fatto. A livello di coreografia. Sì. Guarda come Pab sta imparando. Devi avere fede nell'ordine aureo, Joel! Oh. Regina Marica, dammi la forza. Scendi. Fase 2, dai. davvero Rennala. Cos'era sta roba? Oh, my beloved, have no fear. I will hold thee. Patience. You will be countless born. the witch mother's witch shall not be disturbed by thee foul trespasser send word far and wide of the last queen of Caria. Grenada of the Full Moon. A the Majesty of the Night she Conjureth. Era proprio la sua doppiatrice, vero? Sì. E poi ne parliamo. Dopo, dopo. Esta es Renato Power. La vera regina de Catalina. Un attacco. Come, oh, giant. cosa? Eh, va bene. Immagino di doverlo uccidere. O forse no. Avido, avido. La maledizione del celai <ride> esatto. Quell'attacco in più: Solo sì, sì, quell era quell'attacco in più. Affegato. Era esatto. quell'attacco in più, va bene, va bene. Si rifà. Ma certo, è tua La Avidità, ragazzi, se sì, avete ragione, vi sto leggendo <ride> adesso. <ride> ok, sfruttiamo questo momento sì. per parlare. Vai, vai. Vai. Allora. In caso ti toglierò un dubbio perché è molto complicato, c'è stata tribolazione per capire davvero ciò che accade. Allora. Diciamo che devi pensare, ricordati che è un high fantasy e prende anche a piene mani per quello che sono diversi tipi di incantismi che si possono anche immaginare in DD, mettiamola così. Allora, io ho avuto un Gwindle in momento, ho capito male? Ossia? Allora, lei diceva... Cioè, in quel momento Ranni quasi prendeva il posto, perché ha okay. cominciato a parlare Ranni. Sì. E ha cominciato a dire, uh, ora tanto lo rivedremo il dialogo, sì. ma ha detto uh, con il potere tipo di Ranni, la strega. Sì, il mio nome. Il sì. mio nome, ecco. Uh, non ti permetterò di fare del male a mia madre. Non ti permetterò, esatto, di, di fare del male a mia madre. E quindi è come se il potere di Ranni si sommasse a quello di Renala? Non proprio Quando vedrai adesso la cutscene Allora io ci ho messo diverso tempo A convincermi di quello che davvero Stava accadendo perché Non volevo utilizzare conoscenze pregresse Fuori dal mondo di Elden Ring per spiegarmelo okay. Ma alla fine Elden È diciamo Molto criptico nel dare anche Per scontate eh, Alcune potenzialità magiche intuibili dalla logica però in questo è poco ordinato ok specialmente perché qua i livelli magici sono talmente alti che è complesso intuire senza fare un po' di viaggi mentali fondamentalmente quello che vedrai è molto molto più evidente quando lo vedi la seconda volta è che lei ti dice non ti permetterò di dare di fare del male a mia madre perché sua madre è inerme Renana è completamente inerme. Certo. Lei è recuperata, cerca di raggiungere l'Ambra, ma non ti casta un incantesimo. Lei è completamente partita, sì, esattamente sì, sì. come tu hai notato all'inizio. Lei sta Anche semplicemente nuovo... salvando l'ultimo lascito d'amore di Radagon. Appunto. Esattamente. E quindi ho, esatto. ho avuto l'impressione che Ranni prendesse il suo posto, tipo come se la mind controllasse. Esatto. È, è quello che fa... È per ma quello non ti dicevo un momento, Gwendoline. Ok. Esatto. Quello che fa è... Uh, aver praticamente creato un incantesimo protettivo che viene castato okay. da Rennala e prende che il suo evo posto che evoca un'immagine residua della vera Rennala del passato quando non era pazza sì. esatto ok esatto. io l'avevo interpretata diversamente cioè io l'avevo visto e... questo perché, perché cioè per dirti eh, Ranni non è che si arrabbia con te okay, certo adesso. perché in realtà non um, non è lei che ti sta parlando in questo momento in tempo ho, reale. Ho capito un... cosa intendi dire. Non mi vede, non sa che sono io. E no, tu, magari ve... essendo, esatto. essendo andato avanti con la quest, già no, lo sai. È un, vecchio, è un vecchio incantesimo permanente. Un incantesimo automatico. Ranni non sta parlando adesso. Chiaro, chiaro, chiaro. Cioè, Ranni, sapendo che la mamma era completamente partita di testa per cercare di eh, proteggere, anche a costo della sua stessa vita, eh, esatto. il regalo di Radagon. Sì. Ha castato appunto un'immagine residua della mamma. Sì, sì, sì. Ok, normale no, no, nella cutscene uh, il protagonista che si avvicina per uccidere Renala comunque. <ride> infatti <ride> io cioè... in quel momento ho pensato che facesse finale di Demon's Souls se le calpestasse la testa, figurati. Eh, pensa che brutto, esatto, esatto. Bravissimo, ottima sensazione. Solo che... Ma è quello che sarebbe successo probabilmente. Solo che Ranni interviene. Sì, certo, lui guarda altrove. Eh. Vedi che vedi che non è che non è ranni? No, certo. È un incantesimo che crea ranni. No, no, ma che non fosse ranni mi era chiaro, semplicemente no, pensavo che ranni poi è, una è, volta ritrovata ci cioè, avrebbe eh, il corpo di Rennala, certo. Ren appare come incantesimo, è un'evocazione di un'altra Rennala che ti chiude in un incantesimo protettivo e ti mostra la regina del chiaro, chiaro. Sì, ma è proprio su Esatto, esattamente. E ti fa capire quanto dannatamente potente fosse questa donna. Che non è una semidea, è un essere no. umano. È un essere umano, cazzo. Ma intelligentissimo. Già. No, ma che cazzo faccio? Non, Oddio, non era una cattiva, cattiva idea. Eh. Era un coraggio, magari. Non credo proprio. Occhio la stamina No, non fare cazzate Ok, buono Anche la barriera No, ma che cazzo ho mangiato? Vai. Vabbè, non importa Non sottovalutare la boss fight, Pav Già Ti occhio la stamina Sì, 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 Cioè, Perché corri molto in questa fight, quindi Cazzo, mi ha shottato Ah, no, ok Sei vivo! Non so come, ragazzi, ma sono vivo Ah, perché pensavo di averli evitati ah non lo devo fare il secondo attacco madonna dai dai non lo devo fare L ho fatta bene prima sta fight ma sto tiltato che sono morto ne... all'ultimo quello è ovvio il primo try è sempre il migliore del successivo certo. vabbè vabbè ma ma ora si prega Gesù e non ti preoccupare tutto va via <ride> Dai, ora giochiamo bene. Basta. L'hai visto? Il re io Lucario. Altro che... Va bene. Come vuoi tu? Se vuoi rimanere qua. Scambio di colpi, vinco io. Eh, cioè. Sì, sì, fai pure. Gesù, salvami! Oddio, oddio. No. Ho detto salvami. Ho detto salvami! Ok, Gesù again! Ok, ok, sì, sì. Primo boss delle... L'imgrave, com'è che si chiama? Sì. Ok, ora dovrebbe castare un altro suo amico, vero? Nooo, ma Cristo! Dio! Uh, dai, abbiamo ancora le cure pazze, in teoria. Bravissimo! Eh, Questa era eh, smart. Eh, Questa era sì, smart. Eh. Corri Ah Trade di merda Ok deve finire qui ragazzi Non importa Non dobbiamo più prendere hit E io sto targettando la gamba di sto stronzo Non so cosa vuol dire Ok buono È finita In teoria No per me Ah! Per eh, cero. Solitamente, se corro, non mi prende. Non so perché mi ha preso adesso. Dipende dall'angolo. Nel senso, uh, in base a quanto diagonale ti muovi intorno a lei, tu, in teoria, più lontano sei o più vicino sei. No, è come letteralmente quello che può essere. Um, eh. Il movimento angolare. Il fatto è questo: uh, volendo, puoi anche provare a um, aumentarti leggermente la difesa magica per prendere meno danni. Ma in e realtà, è finita due volte. Uh, per un non nulla. E stavolta, all'inizio, ho fatto cazzate. Comunque, molto semplice come boss finale. Simile al Full-Style Evoluto di Demon's Souls, sì, oppure... Sì, è vero, è vero, è lui. <ride> Hai ragione. Sì. Decisamente più semplice vuole di Godric. Proprio... Ti vuole raccontare... Le... Questa incredibile forza che comunque però non è divina. No certo. poi oh, madonna io la rompo questo PG. È uno scambio di danni interessante. Perché lei fa grande danno magico, ma tu fai un danno clamoroso. Siamo proprio gli antipodi del Rennala, non potremmo mai stare insieme. <ride> Se solo avessi una setta runic. Mamma mia, con la saetta runica qui le proprio oh. Stroncata. Allora dai, veloci con... La fase 1. Fase 1. Bellissima però. Fase 1 ha una coreografia devastante. No. Vislacco target. Oh, le mie rune, le mie rune. Dov'è? Sono tre, no? Prima che sì. cada. Comincio per Mario. Sempre tre colpi. Il Zelda sì. Eh sì. Oddio. Lo addosso un armadio ragazzi. Madonna. Avrei potuto forse colpirla ma non importa. Ok. Mi bevo pure la cerulea. E mo'... Dove sta? Eccola qua. È una ninna nanna comunque quella che canta, no? Tra l'altro è in inglese, quindi si può tranquillamente poi tradurre. Ok. se è meglio isolare e sentire. Fanculo a loro. È una ninna nanna per l'uovo, credo. Secondo fatto. Manca solo il terzo. Uè. Senza bustarci, ragazzi. Perché anche con la vita attuale, due colpi e muore. No, Cristo. Vabbè ce la farei comunque <ride> Però per si in effetti Border proprio <ride> liscio <ride> Ok No proprio ora dovevi fare il raggio Ok vabbè è andata bene No di nuovo Eh da vicino la punisce parecchio il raggio Via Preghierina a Gesù Però non so forse tornando a metà vita non avrei più avuto bisogno della cura chissà so. È buono Bello No Popp oh, Oddio chi è? <ride> Eh non me l'aspettavo questo <ride> Surprise <ride> Vabbè una bevutina la facciamo che dite Ah ci sta Esatto ricaricati la stamina Esatto staldicini. Eh che Cristo che palle Questa quando... distanza mezzana Cioè non troppo vicino non troppo lontano mm. Quando pensi che stia per lanciare rolla Sì sì infatti Ok, ora arriva la luna Ok, buono Va bene, nessun problema Ma non ti fa danno il cast? Che se, se. Mm, Possiamo evitare di... Eh? Di andare fino ai quattro sì. resi <ride> Sì, no, ma non solo Di targhettare la gamba di Mario Ah, eh Ok, fantastico I lupi ci piacciono perché mi fanno fare una preghierina amarica Prima di ricominciare il ciclo Non mi interessano Questo invece mi interessa già di più Mamma mia che sveglia, non gli arriva Sì si sì. Vieni, vieni, vai, vieni, vieni. Uh. Posso morire ora. Ok. <ride> Hai visto la preghierina che ho fatto a Marika? Okay. Allora, spero che... Beh, allora... È 100% giusta la tua interpretazione. Mm -hmm. Perché il Rennale è ancora qui. Quindi... Bravissimo GG. <ride> Eccola qua. Quindi Viva. sicuramente è così. Ranni ha una sorta di incantesimo difensivo che le permette di enucleare la forza della mamma e buttarla contro chi sta per ucciderla, mm -hmm. Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hide? There are books and light a plenty, dither not. Come out, say I, or will ye be gravestones? To be better born anew. Cosa? Mm. posso parlare? Beh, allora, lei poteva far rinascere quelle donne attraverso l'uovo. Quindi quest'uovo è in grado di ridare la vita, in qualche modo? È in grado di... È, far è praticamente rinascere. praticamente Rosaria. Esattamente, esattamente. Ha droppato la sua. Premi no, premi no, premi no, premi. No. Certo, certo, se non mi resta. Puoi cambiare l'estetica e, rispec e rispeccarti. Puoi leggere la. la runa che ti ha lasciato. Certo. È tentato, Pav, dal farsi dare dei muscoli fortissimi, ma sarebbe contro l'Ordine Aureo. Non è solo contro l'Ordine Aureo. Leggi la runa. La runa, d'accordo. Non sei un né a paura. Ti come un e fine La leggo subito. Strumenti chiave, vero? Yes. Allora, dettaglio 1. Prima di leggerla, è già attiva. Ah, ok. Runa maggiore del mai nato è un aborto, quindi l'uovo Eh. uovo d'ambra ghermito da Rennala, regina del plenilunio. Runa maggiore di semidei mai nati. E quindi sì, è così. Affina coloro che assurgono nuova vita. I figli condotti alla rinascita da Rennala sono fragili e destinati a brevi esistenze. Eh. Ah, esseri inesorabilmente imperfetti noi non possiamo diventare così. Il fatto è questo. Long story short. L'ambra e la magia. Intrisa in essa attraverso Rennala, può essere usata da, da chiunque, purché abbia una larva che tu hai trovato nel mondo di gioco. Me lo ricordo, sì. Ha... Tuttavia, quello causerebbe vita breve e instabilità, perdita di memoria, danni permanenti. Perché non rinasci come la prima volta, certo? Con il potere di questa runa. Invece puoi rinascere completo e senza difetti. Indi per cui. Se la cosa ti intriga. Quindi lei. Sì. È in grado. Oh mio Dio, Joel, riprendi il tuo corpo. <ride> ti prego. Allora, mi hai, mi hai intuito. <coughs> Dicevo. <coughs> Mi hai, mi hai anticipato, se l'idea ti intriga, non solo Pav nella tua blind run non avrà mai accesso al Respect, perché sarebbe non solo contro, ma soprattutto la runa è mia, <ride> ma la, ru la, la runa che tocca a Joel, in questo caso quella del mai nato, gli permetterà di guarire. Assolutamente. Era la mia idea. Assolutamente. Joel, l'abbiamo fatto tutta questa strada. Questa è la tua scuola. Voleva ridarti il corpo. È il primo passo verso il tuo trono. Il tuo titolo di Elden Lord. Devi essere possente affinché la gente ti segua. Hai ragione. Forse non seguirebbero un uomo mingerlino come sei ora. Ed è colpa mia. Ma ti ho aiutato a battere questa donna. Riprenditi il tuo corpo, stupendo. Decisamente sarà il caso di far fare a Joel la prossima intro. Sì, però non farcelo vedere adesso, fallo no, no. offline, ma certo. E poi ci fai ma... la sorpresa nell'intro di venerdì sera. Assolutamente sì, però se... l'occhio è, che... eh? è ancora rotto. L'occhio è ancora rotto. Giusto? O vuoi anche, anche l'occhio guarisca? A quello c'è da pensarci. In teoria, in teoria uh, non lo aggiusterò. Gli okay. cambierò una cosa. Ok, ok. Ci sarà una modifica molto importante all'occhio di Joel. Merda, io ho capito una cosa allora di Season 2, maledetto. <ride> io conosco delle cose che, che Mike ha scritto per la seconda sigla oh, okay. ora ho capito ok 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 yes you got it ok si 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 esatto All allora appunto ragazzi io non ne sapevo niente ma vi posso assicurare che il secondo sottobicchiere della SIP è dedicato a Pave Joel ve l'avevo già detto ma ai tempi prima di perdere l'occhio e quindi da adesso in poi sarà l'effettivo Appearance di Joel Quella <ride> Merda Ci siamo Eh si fanno le cose belle Si fanno Leggo anche questa però Aspetta Prima di devi, dire questa devi. Splendida live No 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 Ti direi Ah sì no Sì 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 uh, No mi, mi ero dimenticato Che questo è il secondo Devi decisamente chiudere qua Leggi Assolutamente La reminiscenza. La rimembranza Rimembranza di Renna La regina del plenilunio Scolpita nell'albero madre il potere, il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge dita, in alternativa, può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. In gioventù, Rennala giunse a godere di grande fama presso l'Accademia, grazie alla magia lunare della quale era maestra, e infatti l'avevamo capito. Inoltre guidò i Cavalieri della scintipietra ed elevò casa Caria fin sul trono reale. Quindi erano vari casati. Erano vari casati. E Kari ha vinto. vinto. E poi Ray Lucaria se la riportano talmente, qui. Esatto. Eh, perché dicono. Talmente Aspetta, cari, è chiusa. Eh, tu sei impazzita. Eh, sì. Certo. Cioè, il fatto è che. È talmente oltre Renata. Guarda l'immagine delle rimembranze. Guarda quanto incute. Cioè. Sì, sì, sì. È. Eh, eh. È una semidea anche senza esserlo. Sì. Però quest'uovo, prima di chiudere. Che interpretazione eh. gli dai? È davvero Bu una sorta di aborto divino? Allora. Perché io lo allora. vedo come uno Seiros, ma stavolta ce l'hanno fatta a farlo come lo volevano senza averlo hai, censurato. Sì, hai perfettamente inteso quello che voglio dirti. Ecco. È esattamente questo. È esattamente questo. Ti giuro che ti aggiungerò cose su quest'uovo uh, tra molto tempo che saranno abbastanza fonte di chiacchiera fra noi. Perché decisamente questo è fra noi, in quanto non è proprio Elden Ring che ti sbatte nulla in faccia, anzi è abbastanza Va bene. Uh, però però l'ambra dell'albero madre ha sempre dimostrato di offrire la vita e quindi sono piuttosto certo che se qui dentro c'era una grande runa è decisamente un aborto di Dio, sì sì. No, ma l'ambra serve per conservare il feto. Il... Esatto, cioè noi non lo vediamo chiaramente è... perché altrimenti sarebbe Osiris 2.0, è una questione di censura eh, creativa con l'ambra. Ma il punto è, cioè, io ci vedo l'ultimo figlio... Che non essendo vivo non ha abbandonato la mamma perché tutti gli altri hanno seguito papà. E sì, bene o male esatto. se ne sono andati. E lei cerca non solo di cullarlo come se fosse un figlio, ma di farlo rinascere continuamente. Certo. Sì, sì. e Infatti, Nala è rimasta in vita, ma è comunque come prima catatonica praticamente assente. Sì, certo. Guarda e quindi la grande runa tu la puoi trasferire di corpo in corpo beh sì perché noi la possiamo attivare e disattivare quindi uh -huh. Rennala decide di mettere questa grande runa nel corpo del figlio mai nato perché in qualche modo la Death Stranding è un BB è, è a metà tra la vita e la morte grazie sì, al potere sì. di Rennala più la runa esatto. esatto si può zoomare ancora Secondo voi uh, Si può zoomare un botto Ricordate che il trucchetto per zoomare è Abbassarsi Metterti davanti a qualcosa Abbassare al massimo l'inquadratura E poi premere il Devi fare così E poi usare il coso Quello è il massimo okay. che puoi fare Senza Andare di pc Altrimenti Le vai dietro Fai lo gnorri No non così Intendo dire vai le... No vale dietro Vale dietro col personaggio Col personaggio okay. Letteralmente dietro di lei Gira la telecamera davanti a lei. E allontana. Ah, ok, ok, fai proprio. <ride> lo... Bastard. Esatto. esatto, esatto, esatto. Qui puoi andare proprio. Allora, chiaramente non c'è niente dentro perché no, se niente. no. Se vai a fare il censuro del feto e poi. Dentro c'è il feto, non hai fatto il censuro. Però mi sembra piuttosto chiaro, visto che appunto l'abbiamo detto più volte, l'ambra cristallizza la vita, racchiude la vita, per me. Dentro, appunto, c'è un, un figlio abortito di Radagon yeah. e Rennala. Anzi, mi permetto di farti notare una cosa: visto che sei stato molto bravo, congratulazioni. Mi sei piaciuto tanto stasera. Come mai? Perché questa non è una cosa così immediata da prendere. Ma quelli volo. Guarda, sono capelli rossi? Cazzo! Questi non li ho visti nemmeno io, ah, momento cracrà, amico mio. Momento cracrà. Cazzo, okay. ci sono dei capelli rossi dentro. Ok, ok, dai. Allora, veramente ti stanno dicendo, guarda, non potevamo mettere il bambino perché, se no, Giulio Bandai si incazzava. Però c'è un bambino, bellissimo. No, ci sono capelli. È proprio 100% un feto qui dentro, amici. Fantastico. Bella sta cosa. Ah, ecco, allora, guarda, vai dietro, allontanati un po' da lei fantastica sta cosa dei capelli evviva ah! è una live splendida madonna sì infatti perché comunque io ancora uh, non ho mai aperto Citengi, non ho mai fatto free cam eh certo. ancora quindi ci sono ancora queste aperture più possibili sono troppo contento che fico allora allontanati allontanati ok ok vado via ti complemento con un premio dopo sta gran figata basta voltati guarda in alto di più ok hanno tanto tempo di più. Cosa Sulle. sono? Quante sono? Quattro. Quanti figlia? 3 più questo. <ride> Ranni, Raihard, eh, Radan e il Mainato. Brava, mai ecco. Questa finta lore dei videogiochi che ci si inventa perché gli sceneggiatori non mettono niente. Ma poi reso. tra l'altro, ragazzi, uguale a Dark Souls, identico. Piccicato. infatti mi ricordo quella parte di Dark Souls nella quale c'è un aborto con quattro culle sopra. <ride> richiama sicuramente Rosaria ma no eh sì eh sì. diciamo che vabbè oddio Pinto. richiama Rosaria cioè Sni richiama vabbè, sì. Rosaria perché è l'NPC che ti fa reschinnare ma la storia non c'entra nulla cioè, non è una persona no, no, stuprata infatti, da un pazzo no 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 per niente per niente e... E quindi tu hai comunque questa donna spezzata sotto le culle dei suoi figli. Porca miseria. Eh. Ok, allora. E ti adotta praticamente. Che ti, di... Letteralmente, cioè, lei ti adotta secondo lei. E eh certo, e eh certo. Voglio che di roleplay. Mm -hmm. uh, sia andata più o meno così, ok? Pav è stupido, d'accordo? Sì. Sì. E quindi la prima cosa che fa quando torna qua, è, cerca, è cercare di ammazzarla, <ride> ok? Sì. Ma tu lo fermi, tu, Joel, ma sicuro! Ma stai scherzando, dici... una cosa preziosa come Rennala. Gli... No, tu, tu lo fermi anche perché immagino, tu provi un certo rispetto per questa figura, eh. e quindi a metà, tra la necessità e la voglia di inventarti una scusa per salvare Rennala, scegli di avere un nuovo corpo. E convinci subito Pav, eh. Perché Pav appena capisce, è stupido, ma appena tu gli spieghi che puoi avere un nuovo corpo, lui dice, cazzo, ma che stavo facendo? Cioè, assolutamente. Fantastico. Ottieni il tuo fisico possente e diventa una figura bella, come questa statua che abbiamo qua dietro. E diventa il nostro, il mio Elden Lord, assolutamente. E live. E live. Mamma mia, che godo, tu. <ride> che godo. Che godo. <ride> Renala un po' meno, però. No, sì, esatto. Signori, l'urnia è finita. Abbiamo qualche eh piccolo sì. esploro da fare qui a Relay. Tutta? Esatto, tutta. Diciamo che nella piazza sei andato diritto al boss. Okay. Diciamo che tranquillo che c'è da fare. Okay, ok, Ok, io pensavo pensati. ci fosse solo un segretino lì sotto, figurati con chi credi di Eldenare. El <ride> questo è, è l'anello ancestrale. I Legacy Dungeon sono... Va bene, va bene, alla, alla grande, alla grande. Beh, effettivamente grande. Anche, anche Godric avremmo potuto incontrarlo Esa, dopo 5 esatto, minuti, Esatto, 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 esatto. Qui che sei stesse. ben più dentro, però, però, però. Ah, puoi livellare? Sì. Fico. E sai cosa faccio? Dandoti l'ennesimo brivido di roleplay La vibrazione che Joel avverte Che ah. quasi lo spaventa Vedendo l'amico quanto stia diventando forte Seguendo purtroppo un binario eh. così sbagliato 40 forza Oh yes Mazza quindi Finiamo la live anche con un tuo importantissimo Level up di gameplay Guarda, Cambia tutto Adesso posso tenerla una sola non mano puoi farlo, sì, Non puoi farlo perché sei nella so, solita so. però... Ma immagina però, che sì. stia succedendo Esatto Fantastico, bellissimo. Ah, top life, yes. Che goduria. Signori, sono le 1:30. e mezzo. Top. Siamo veramente tante persone collegate, credo ancora, perché l'une e mezzo di, boh, sì, di, di giorno totalmente feriale. Giovedì notte, io ne ho tipo 1400 ancora io 1360 capito quindi, quindi siamo quasi 3000 persone a quest'ora ma domani persone. si lavora sì si... cioè, esatto. va bene grazie esatto. ragazzi grazie mille Stupendo. davvero grazie 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 abbiamo fatto 4 ore 4 ore ma poi un'introduzione gigante piena di roba con le cioè... canzoni l'episodio eh, so top si 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 grazie, grazie si si e a prestissimo, ci vediamo venerdì con noi questa settimana. In realtà facciamo un sacco di robe insieme. Perché venerdì uh -huh. pomeriggio ci alleniamo uh -huh. a Mario Strikers. È vero, domenica è vero. abbiamo un torneone. Uh, venerdì sera abbiamo di nuovo il Derring. Ring. Quindi si fanno tante cose. Poi, anche se separatamente, seguiremo le conferenze. Probabilmente ci troveremo anche magari dal round 2 a fare qualche commentino a caldo Eba. post conferenza. Esatto. Poi sì, sì, venerdì pomeriggio si... si gioca Mario Strikers. Venerdì pomeriggio si fanno un po' di allenamentini in vista di un torneo che però ci vedrà nemici. Ragazzi, purtroppo esatto, non, si, esatto, non si può esatto. essere sempre maestro e allievo. Saremo eh, nemici. divertente. Bene. Buona Buonanotte. Riposo. E chi raidiamo? Non ne ho la più pallida idea. Potremmo raidare. Potremmo raidare Raidiamo Chi raidiamo ragazzi? Avete un consiglio? Esatto consigliateci perché io Dario Ma penso che l'abbiamo raidato di recente Tra l'altro Non ci sono i player inside Giova Santonocito l'abbiamo raidato poco fa E comunque è su Elden Ring quindi non vorrei Darvi spoiler che tra l'altro ha appena redato Mike a posto, grazie. I player inside non sono online, ragazzi, se no li avrei dai riding the player inside, ragazzi. Non è e se non ne rediamo uno a caso, ragazzi. Siamo ad andare a vedere i canali piccini. Um, qualcuno. A parte i Porelli non vogliono a nessuno. Secondo me vogliono andare. Ma ah, qui mi dicono: va anche Victor Sraslo. E tanto torniamo a Vai, Va bene, Victor, Victor sia. Amici, Mai. buonanotte. Maestro, buonanotte. La ringrazio. A presto. Buonanotte. Ciao, A te. Ragazzi, grazie. Sto cotto. Victor Lazlo88 Real. Madonna. Bella diretta. Bella, bella, bella. Vedete, non lo dico per dire, però non è solo una questione di sinergia, figaggine, ehm... Capacità narrative mie di Mike per quanto riguarda il roleplay coi legacy viene fuori la sciccia grossa e mi manca a volte averla tutte le live e dover aspettare attenderla quando siamo in open world ed è tutto più diluito. Ma l'esperienza è super positiva. Buonanotte ragazzi. Ciao.